Buongiorno, potete leggere su, su Twitch, siamo a tocchi ma siamo vivi, siamo vivi. Mm. Pensavo neanche di farla la live stamattina, pensavo di non farla perché mi è ritornato il mal di testa neanche 5 minuti fa. Yeah. E quindi siamo qui, e quindi siamo qui, lo stesso, leggeremo un po' di news, non prometto non prometto Pokémon perché preferirei stare il meno possibile davanti al computer perché ieri mi sono accorto che se, sta, se mi staccavo dal computer qualcosina migliorava, qualcosina migliorava. Ma comunque, comunque... Il bilanciamento del colore non vuole comportarsi bene oggi, da quello che vedo. Spero stiate bene, o almeno spero stiate meglio di me. Eh, leggiamo qualcosina, dai, leggiamo qualcosina. Oggi ho già ascoltato le notizie sul GR, parecchie novità, sì, ma rispetto alle news che abbiamo fatto le altre volte. Quello novità, ma per il resto sono le stesse cose che stanno succedendo da 4-5 giorni, insomma. Uh, la novità novità era quella interessante. Vediamo se il browser c'è. Il browser c'è. Questa è quella più nuova: Media, cellulari di reporter attivisti spiati da governi con il software Pegasus software creato per combattere i terroristi da Israele, poi finito a uh, essere utilizzato dagli ungheresi. No, adesso, adesso leggiamo, adesso leggiamo. Allora, piccola curiosità per oggi, leggiamo anche una piccola curiosità sulle Olimpiadi di Tokyo, poi abbiamo quanto, quanto costano lo Stato le detenzioni ingiuste, troviamo molto interessante questa. Poi, I migranti, l'incendio nell'Oxposto in di Pozzallo in Sicilia, il G8 Genova. Oggi compie 20 anni. Eh, che male che storia, ragazzi! Che male. Oggi, 19 luglio 2021, quindi un'ornata molto importante. 20 anni non sono pochi, non sono affatto pochi. Ma iniziamo con. L'indagine condotta dal Washington Post e altre 16 testate internazionali. Riscompo gli occhiali, non vedo niente. E la musica la teniamo? Sì, dai, la teniamo. La teniamo. Finita, mettiamo la prossima. Ok, tra i governi che, che l'hanno usato per spiare ci sarebbe, scrive il Washington Post, anche quello di Orbán. Diversi governi autoritari, quindi non soltanto Orbán, teniamo a precisare, hanno usato software israeliano per spiare i giornalisti, attivisti e manager nel mondo. E quanto emerge dai leak di un'indagine condotta dal Washington Post e altre 16 testate internazionali? Il software venduto all'israeliana NSO Group, è chiamato, Pegasus, è chiamato Pegasus, è nato per consentire ai governi di seguire terroristi e criminali. L'indagine alla quale ha partecipato anche il Guardian, rivela che i giornalisti e attivisti sono finiti nel mirino di governi autoritari. Il software tra virgolette, tra l'altro, mi fa piacere questo. Rai News che lo scriva. Eh, il software israeliano sarebbe stato usato dall'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi, per, rendere, per prendere di mira i cellulari di alcune persone vicine a Jamal Khashoggi, il giornalista ucciso del Washington Post. Ma anche dal governo ungherese di Viktor Orbán, che avrebbe usato la tecnologia sviluppata dalla NSO nell'ambito della sua guerra ai media, prendendo di mira i giornalisti investigativi ma anche il ristretto circolo di manager dei, dei media indipendenti. La lista dei numeri di telefono segnalata all'inchiesta su Pegasus include più di 50.000 numeri, concentrati in paesi rinomati per la sorveglianza dei loro cittadini e clienti di NSO Group. La lista non identifica chi ha deciso l'inserimento dei numeri di telefono perché non è chiaro neanche quanti siano stati i cellulari presi nel mirino o spiati. Tra i numeri identificati finora dall'inchiesta ci sarebbero quelli di diversi capi di stato e premier. E quelli di giornalisti che compaiono nell'elenco datato 2016 ci sono i report, reporter di varie testate, fra quali CNN, New York Times, Wall Street Journal, uh, Financial Times, Voice of America e Al Jazeera. Al Jazeera c'è sempre qualcuno contro loro, dato che l'ultima volta in Israele gli hanno fatto partire via anche il palazzo, dicendo che c'erano dei terroristi dentro. Se clicco qua cosa esce? Wow. Cose che non conosco ancora di Twitch. Interessante. Fatemi sapere se riuscite a leggere. Vediamo se lo metto a schermo intero qui. Sì, dai, è leggibile, sicuramente è leggibile, specialmente se lo vedete su sulla televisione, poi anche dopo. E quindi sono passati 20. Arrivo, hanno attaccato un diavolo di, di motoretta del cavolo, scusatemi. Un po' più inquinati, profumati di miscela. Ok, nel capoluogo Ligure si ricordano i fatti di quei tragici giorni del luglio del 2001. C'è chi non dimentica e chi vuole fare ancora giustizia. Ciao, Pix. Ciao, come va? Come va? Mi metto il mio faccione grande, ciao, Pix. Qui un po' maluccio pazienza pazienza un po' di mal di testa pensavo di non fare la live ma siccome fino a mercoledì <ride> tranquilla tranquilla e siccome poi ci saremmo rivisti mercoledì come almeno che non sarei passato nel background della silvia domani mentre legge il libro l'ho voluto fare lo stesso la live eh, quindi ricominciamo a leggere, spero tu stia bene, e oggi parliamo un po' di G20, almeno fare sempre spazio a questa brutta macchia che abbiamo in Italia di quello che è successo vent'anni fa. Dopo il G8 di Genova, 19-22 luglio, ciao amore, ci salita Pix con la mano, forse non ci sente. Ciao Pix! Arrivo ad aiutarti adesso comunque, oh, con... eh. finisco un attimo di stereotipi. Oh, Tranquillo amore, è tanto per leggere un po' le news oggi ma... Eh... Sì, Silvia che è un po' più fresca di... Eh. Fresca a livello di profumo forse, non lo so. Eh, taglia erba porco Giuda, non pensavo di due palle. Qui in giardino condominiale, il giardinetto, che non serve a niente, è soltanto bello da vedere. In questo periodo non è neanche bello da vedere, perché non lo lasciano crescere neanche un pochino. E quindi, dato che non piove, siamo più che altro in uno sprazzo della savana, tipo, o più che altro dell'Arizona, dai. Eh. Pazienza, bisogna insegnare anche a come tagliare l'erba, e quando tagliare l'erba. Allora, dato che la Silvia vuole prendere parte al G8, leggiamo quello dei migranti. Aspettiamo la Silvia per quanto riguarda il G8. Migranti. Incendio nello spot di Pozzallo per protesta. Le fiamme hanno, hanno danneggiato la struttura. Alcuni migranti sarebbero fuggiti. Mentre che ci sono, dato che mi sono accorto che probabilmente... Probabilmente non... Uh, farò come si chiama Pokémon. Cambierei subito il nome e metterei breakfast with olive and age aggiornato. Aggiornato perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Eccoci. Mettiamo anche just chatting, quasi quasi. Tanto la categoria che prende di più. Quindi magari c'è qualcuno che vuole fare quattro chiacchiere con noi. Ben venga, dato che io insomma non ce la faccio oggi. Cos'altro, cos'altro, cos'altro di interessante. Le fiamme hanno danneggiato la struttura, alcuni migranti sarebbero fuggiti. Vediamo, Pozzallo. Facciamo vedere dov'è Pozzallo. Mentre che ci siamo. Avevo perso un po' il vizietto di Google Maps. Purtroppo è giusto, è giusto riprenderlo. Google Maps fa vedere a tutti dove abito. Mmm, pasticceria. Bel, bel posto Pozzallo vediamo tutti i posti dove sono andato a fare il, il bagno in Sicilia Carrozziere, isola l'emirio arenella ognina fontane bianche marina di Avola, lido di noto san lorenzo Marzameni, Torre Fano, no, questo nemmeno, e eh, mi sono fermato qua sulla costa est. Hanno massato i materassi e gli hanno dato fuoco. Incendio per protesta all'interno del centro immigrati di Pozzallo, vicino Ragusa. Il rogo ha danneggiato la struttura, salvi invece i 120 ospiti, tra cui 20 minori non accompagnati, il fumo. Ah ok, c'era un punto che non ho visto. Salvi invece... Niente, oggi non ce la faccio. Salvi invece i 120 ospiti, tra cui 20 minori non accompagnati. Leggo io. Il fumo ha invaso rapidamente il padiglione e una trentina di migranti, approfittando della confusione, sono riusciti a fuggire. Madonna, però non è formattato bene secondo me sto no, testo. non c'è nemmeno il punto. Non quando non c'era il punto, questa virgola era in più. Eh, le, forme de, le, le forze dell'ordine hanno, hanno dovuto ripristinare riportare la calma. Poi ci sono io che le, le cappello tutte. Sul posto sono intervenute due squadre vigili del fuoco. Prefettura e questura stanno coordinando le operazioni di ricollocazione in altri centri di concerto. Cos'è un... Un centro di concerto. No, secondo me, questo questo articolo che hanno scritto. L'ha scritto velocemente, scritto velocemente. <ride> è del 18 luglio, però oggi è il 19 Centri di centro lo... di forse. concerto. Sì, è, ma sarebbe stato con centro. Boh, con il Ministero dell'Interno. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Amatuna, rivolge un accorato appello alle istituzioni di polizia. L'attività di quarantena, per contatti compositivi, li costringe a stare troppo a lungo in isolamento. È chiaro che i disordini si creano solo quando in struttura arrivano ceppi di altri migranti. In che senso ceppi di altri migranti? Uh. Si dovrà studiare, conclude il sindaco, presto una soluzione. Di altri migranti, non so se l'avrei mai detta una cosa del genere. Pare brutto, vero? Sì. Allora, poi abbiamo questi due approfondimenti che trovo interessanti. E questa è tutta una, solo una curiosità. Sol volevo soltanto leggerlo: Ar arrampicata sportiva, surf, skateboard e karate. Ma il karate già non c'era alle Olimpiadi. Infatti, Forse mh, se c'era la blu, al loro debutto assoluto. Hm? Comunque avevo fatto vedere dove Puzzallo eh, quindi credo che siamo a posto con con la cosa con la maps vuoi leggere tu questo? Sì. tu che sei più sana e più viva e, um, faccio più in là così leggi meglio okay. dimmi scusa madre. ieri fatalità riguarda il G8 in mm. maniera molto puntuale ho letto un articolo barra post, mm -hmm. m, pubblicato da Karim Kukuru che è il batterista dei, degli Zen Circus. Che lui ha vissuto in prima, in prima persona quelli che sono stati i disordini del G8 di Genova mm -hmm. e lui aveva 18 anni all'epoca. Lui è arrivato il giorno dopo in cui Giuliani è stato ucciso. Mm -hmm. Però ha vissuto comunque sulla sua pelle purtroppo tutte quelle che sono state le conseguenze di quei giorni. Ha scritto un articolo molto lungo su Facebook, uh -huh. un articolo che a sua volta all'epoca pubblicò anche. Glielo pubblicarono, l'ha scritto, ma non mi ricordo in che, in che testata, e, e lui l'ha scritto in virtù del fatto: diceva ieri, del che molti giovani che tornavano a casa dal G8 di Genova mh, e raccontavano quello che avevano vissuto venivano additati eh, di essere esagerati, di essere troppo eh, presi dalla questione, troppo di parte, no? e quindi tutti uh -huh. i loro racconti, quelli che hanno raccolto, quelli che sono andati anche a denunciare, sono sempre stati molto screditati appunto perché credevano che fossero gonfiati. In realtà di quei pochi video che sono riusciti poi a, a estrapolare di quei giorni, perché purtroppo le testimonianze video all'epoca cioè, erano molto, erano meno, molto cioè. meno, erano semplicemente magari le telecamere che erano lì, che stavano facendo un servizio esatto. e magari avevano avuto la fortuna di essersi portati a casa al lavoro e di non essere stati eh, fracassati per terra insieme alla telecamera e a conseguenti nastri e memorie. Okay? E, ehm, e appunto riportavano in realtà proprio quelli, quei rarissimi video, quelle rarissime testimonianze: riportavano in realtà esattamente quello che i ragazzi avevano vissuto. Quindi non era affatto un'esagerazione, un non, era non erano affatto montati o eccessivamente concitati quei racconti, ma erano esattamente la realtà. E quello che ha scritto lui, ieri l'ho letto e, e mi ha fatto. Mi ha fatto venire un po' di angoscia, se vuoi essere sincera, perché vivere a 18 anni in una cosa del genere penso che non, non, no, 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 non lo meriti nessuno. Ecco, detto questo, leggo l'articolo. Dopo il g di Genova, il 19-22 luglio 2001, per qualcuno tutto è cambiato. Eppure negli spazi della memoria si cercano ancora giustizia e confronto su quelle tragiche ore. Il capoluogo Ligure, che doveva fare da cornice alle manifestazioni pacifiche in occasione del G8, in forma degli otto potenti della terra, divenne teatro di una guerriglia civile tra i manifestanti Black Bloc e le forze di polizia, la cui reazione risultò eccessiva, uno su tutti l'assalto alla scuola Diaz. Di Reati ancora in parte impuniti, secondo chi quella violenza la subì, come Carlo Giuliani, che vi trovò la morte e centinaia di giovani manifestanti provenienti da tutta Europa duramente picchiati. Tra l'altro appunto proprio Karim diceva che lui deve, in un certo qual modo, il suo essere riuscito a scappare e in qualche modo essere riuscito anche a scappare abbastanza, abbastanza indenne, <ride> abbastanza, eh, grazie a un americano, un, oh. un anarchico di Seattle. Eh, che mi sembra di ricordare si chiamasse Mark che, che l'ha proprio portato via nel momento giusto perfect timing proprio come si suol dire che è riuscito a portarlo via nel momento giusto ed è riuscito a, sì, a fargli prendere un treno per, per farlo tornare a casa sostanzialmente perché purtroppo cosa era successo? avevano bloccato anche le stazioni i posti di blocco mm -hmm. c'erano ovunque e quindi tutti quelli che cercavano di scappare venivano bloccati e quindi venivano ingoiati di nuovo nella, nella rappresaglia, soprattutto spinta dalle forze dell'ordine, che tra l'altro spingeva da un lato all'altro, quindi li costringeva, proprio li schiacciava. Ehm, oggi a vent'anni da quei giorni terribili torna il confronto e il dialogo sui temi della democrazia e della sicurezza. Conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri, mostre e spettacoli teatrali e un cammino urbano da Bolzaneto al centro cittadino. È fitto il programma di eventi con cui Genova tornerà con la memoria mai dimenticata ai fatti del G8 del 2001. Il programma definitivo, dopo una complessa interlocuzione con il comune di, Genova, Ge comune di Genova, Questura e Prefettura, è stato messo a punto dalla Rete di Genova 2021, che, e che riunisce oltre 30 tra associazioni, comitati e movimenti e sindacati insieme per dire che un altro mondo è possibile. E' questo è il titolo della conferenza di apertura a Palazzo Ducale, la stessa prestigiosa sede del Vertice Internazionale nel 2001. Dopo l'introduzione di Emanuela Massa, coordinatrice del progetto Genova 2021, ne hanno parlato i giornalisti Monica Di Sisto, Duccio Facchini e Marika Di Pierri, il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, il missionario padre Alex Zanotelli e l'attivista Vittorio Agnoletto, già portavoce del Genova Social Forum Club social forum. Vorrei davvero fosse fatta finalmente giustizia su Genova, non è mai stata fatta ancora. Così il padre di Alex Zanatelli, intervenuto in videoconferenza al convegno G8. Un altro mondo è possibile, tenuto stamani a Palazzo Ducale di Genova, primo dei tanti eventi per ricordare quanto è successo durante il G8 del 2021. Quel movimento di allora, ha detto Don Luigi Ciotti, ha bisogno di esserci ancora. Eh, di esserci ancora oggi. È necessario, è necessario, non possiamo tacere, non possiamo stare inerti. Dobbiamo far sentire la nostra voce, costi quel che costi, senza generalizzazione, sempre in una dimensione di non violenza, ma di grande progetto e proposta. Vent'anni fa dicevamo un altro mondo è possibile, oggi diciamo che un altro mondo è urgentemente necessario. C'è il dovere di costruire perché in gioco c'è il destino dell'umanità. C'è il dovere di fermare questa corsa folle verso la distruzione, ha detto Vittorio Agnoletto, all'epoca portavoce del Genoa Social Forum. Che lancia un messaggio a costruire ponti a coloro che allora non potevano esserci per questioni anagrafiche, spiega, ma anche coloro che vent'anni fa ci hanno guardato con sospetto e distanza. Lavorare insieme invece di andare verso la tragedia. Ma Genova non dimentica anche la lezione mancata del 2001, quella che per Agnoletto doveva essere un'attenta analisi autocritica delle strutture dell'organizzazione, nella direzione delle varie forze dell'ordine. Eh, tutto questo non è avvenuto, sottolinea, è stato gravissimo quello che è accaduto a Bolzaneto ed è altrettanto grave che dopo vent'anni possa accadere quello che abbiamo visto nei filmati di Santa Maria a Capoavettere, appunto. Vuol dire che nulla è stato fatto da parte dei vertici, degli apparati, ma neanche della politica. Tra loro a ricordare anche Marta Vincenzi, ex sindaco e allora presidente della provincia, tra le prime a lanciare l'allarme per la presenza di quelli che poi si rivelarono, si rivelarono gli incappucciati black bloc. Ricorda l'escalation di violenze che portarono alla morte di Carlo Giuliani, alla Diaz, a Bolzaneto. Questo ventennale bisogna che non sia sol eh, solo una celebrazione, serve che ci dom eh, domandiamo cosa bisogna davvero modificare nella struttura dei sistemi di sicurezza, perché come si vede da fatti attuali tutto può risuccedere. Esattamente. Sì, purtroppo penso che sia tristemente attuale questa cosa, no? Io ricordo benissimo che una sera mi ricordo era estate. Mm -hmm. Mi sono visto. Ho no, 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 oh, questo ricordo proprio era estate e c'era la TV accesa in camera dei miei e saranno stati tipo probabilmente le 11 più o meno 11 e mezza. Io bazzicavo per casa, a un certo punto la tv era stata lasciata accesa, non mi ricordo per quale motivo, mm -hmm. e a un certo punto alla tv ci cioè stavano trasmettendo, non capivo bene cosa stessero trasmettendo, erano delle immagini di strade con tafferugli e cose del genere, e sotto c'erano delle telefonate, no? Ma non c'era nessuna narrazione, o almeno non mi sembrava ci fosse nessuna narrazione. E io non mi ricordo che anno fosse, ero forse in prima superiore o, o giù di lì. Lo hai rivisto dopo? L'ho visto, ero non mentre, accade, cioè non, non ah, mentre no. accadeva, non ho, questo era uno speciale che avevano mandato in televisione, sì. non mi ricordo co, per cosa, per come e per quando, però io ero sì. già grande, non era il 2001, ero era già, ti dico, ero probabilmente in prima superiore. Mm -hmm. Eh, o in prima superiore o in terza media, ora non ricordo mm -hmm. comunque. Eh, mi sono proprio fermata, cioè sono passata davanti alla camera mia e mi sono fermata a capire perché volevo capire cosa fosse. Sentivi telefonate, telefonate, queste riprese di gente che si lanciava cose, questi quei caschi che menavano forte, e dicevo: Ma cosa, che cos'è? cioè non capivo. Sono stata proprio catturata almeno 5 minuti dalla tv così, no. E non c'era scritto un titolo, non c'era scritto, non c'erano musiche, non c'era niente. Ho aspettato, poi a un certo punto c'è stata la pubblicità e dopo la pubblicità è venuto fuori sotto il titolo, mi ricordo che succedeva così, vero, nella tv non potevi tipo una volta premere e ti venivano fuori le cose, no? È venuto fuori il titolo e, sta e praticamente quello era uno speciale che stavano facendo sul G8 di Genova e... e però senza nessun tipo di narrazione, c'erano tutte le telefonate che le persone facevano alla, al 118, eh, tutte concitate, eh, e le immagini delle violenze, punto. Non sono più riuscita a trovare come si chiamasse quello speciale, se non uno speciale, era fatto dalla RAI, mi sembra. Io mi ricordo di aver visto uno speciale, se non sbaglio, su Blob. Come. Su Blob, forse era proprio Blob forse era proprio blob posso cercarlo adesso forse era proprio blob perché mi ricordo no, io mi ricordo benissimo quando sono successi i fatti infatti molte più volte si parla sempre del 2001 delle torri gemelle ma quelle me le ricordo molto 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 meno rispetto ai fatti del G8 no, io contando davvero. che io avevo cosa 4, 6, 7 anni, 8 anni, una roba del genere. Io avevo 10 anni. Ah. Eh, quindi io ne avevo 7, sì. Non mm, mi ricordo benissimo. È stato parecchio, parecchio assurdo. Uh, blob 30G8. 2018 192 minuti i momenti cult di Blob spot in ospedale Blob G8 dobbiamo um, mettere anche il browser 24, eh, come si fa a mettere player cioè l'ob 30 a schiacciare qui a me acqua ah, loro sentono meglio di noi non so se ricordi qualcosa Sì, forse era questo questo dura due minuti della stagione 2008 2018-19. Eh... Io comunque mi ricordo quello che dici te, eh, perché te io l'ho rivisto tutte le volte che facevano qualcosa sul Rai 3 del... Uh. <ride> del, del G8, Rai 3 fa sempre qualcosa sul G8, ogni volo, ogni anno quasi. Eh, mi ricordo di averlo visto, proprio aver avuto la tua stessa reazione. Sì, con... sì, di rimanere proprio appiccicata alla TV, sì, 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 incollata così. Sì. Perché non capivo, non capivo cosa stesse... All'inizio pensavo che non fosse nemmeno qua in Italia. Mm. Cioè, però sentivo le voci, no? Sotto. Mm -hmm. E dicevano, ma questa è gente che telefona al 118? Cioè senti che gente che piange, mm. gente che urla? Cioè... Era una roba, era molto... Questo qui sa, in G8 Genova Black Block. 2005, sì, l'anno eh. corrisponde, eh. l'anno corrisponde. C'è un sacco di musica purtroppo però, quindi non... Eh, non so. Luglio 2001, eh, sì, è 23 che... luglio 2005, infatti vedi ti eh. dicevo era estate, allora mi ricordo che... Eh sì, ma perché ogni volta ti ho detto Rai 3, penso, penso anche quest'anno faranno qualcosa sul 3, sul, sul G8, 3. essendo 3. che sono passati 20 anni. E, sì, mi ricordavo che il, il Blob avesse fatto qualcosa, magari un giorno di questi lo guardiamo tutti insieme. Dici va bene, ma... Black Blob esatto sì. è bello. Questo, questo doc che hanno fatto è infinito, tra l'altro. E infatti, è molto lungo. Eh, mi, ricordo, mi ricordo, ma l'ho visto un... tutto. Sì, l'ho visto tutto ed è sempre in stile Blob. Quindi, sì, è, un bel è un cazzotto in faccia. Appunto, è un cazzotto in faccia perché ma non no. c'era musica, non c'era niente. C'erano solo spezzoni audio. La gente che, che si dava tantissimo e dicevo: Vabbè, cosa sta succedendo? Non. non... L'estintore. Io a differenza tua, però, del G8, di quando sono accaduti i fatti del G8? Io non mi ricordo niente. Mm. ma come no. mai ti ricordi così tanto i, le Torri Gemelle? Mi ricordo benissimo quello che è successo l'11 settembre, mm. ma non mi ricordo i fatti del G8. Pochi mesi prima allora secondo me calcolando le tempistiche forse con... perché era estate, era estate e probabilmente altro. ero in vacanza um, con quasi assoluta certezza andavamo quando andavamo in vacanza non c'era sì. la TV cioè proprio non, non, non era e se c'era non l'accendavamo mai perché tutte le sere eravamo fuori quello è quello. E... o comunque durante la giornata eravamo al mare ci si cenava fuori sì. quindi secondo me sic siccome era luglio è probabile che in quel periodo magari fossimo stati in vacanza, e quindi la cosa è passata completamente in sordina. Perché io non ho un ricordo, ve lo giuro uno, di quando è successo nell'immediato per esempio. È una cosa molto delicata, immagino, da parte della tua famiglia di provare a commentare una cosa del genere. Sì, è vero, ma infatti non, non, non mi ricordo neanche di averne sentito, cioè, di, di aver sentito mia mamma e mio papà che ne parlavano. Cioè. Genie sono un po' resti, mm. però l'11 settembre, vabbè, ma l'11 settembre punterò ero a casa, cioè non ero proprio a casa, ero a casa di, di una mia amica, ma mi ricordo benissimo che sono tornata a casa in fretta e in furia, c'era mia mamma davanti alla tv, quello me lo ricordo molto mm. bene, l'11 settembre, però... Io mi, ric cioè io mi ricordo sì dell'11 settembre, sì, però... mi ricordo tu tutto mi... quello che stavo facendo. Tu me lo ricordi, sì, tu, tu mi dici sempre di... Di, di averlo vissuto molto in un modo molto diverso e l'ho sì, vissuto sì, sì, sì. molto. Non mi ricordo il giorno. Che giorno fosse l'11 settembre? Beh, posso scrivere che giorno era l'11 settembre 2001. Se un martedì o un mercoledì, Io non so perché mi ricordo che fosse domenica. 15 settembre 2001, che giorno era? Martedì. Martedì, vero? Ah, mm. no. Sì, perché mio papà non era a casa, quindi... Sì, sì. E sì. di quella volta lì, anche quella lì, se non ci fosse stata la, la, il feedback no, della tv, ma solo perché eravamo, ripeto, solo era, era soltanto tempismo, una questione di tempismo, perché... Cos'erano le buone, Mi ricordo, probabilmente comunque al pomeriggio, alle 4 del pomeriggio, così, 4 o 5, io ero da una mia amichetta a giocare mm. e eh, stavamo guardando la tv perché stavamo facendo merenda e avevano interrotto tutti i programmi per far vedere cosa stava accadendo. Ecco, questo era il mio ricordo, solo perché a un certo punto, proprio perché ero davanti alla tv, ma se fossi stata a casa mia probabilmente non mi sarei neanche resa conto, cioè non... non eh, e, e niente, però appunto il g 0, 0, 0, 0 ma io ho avuto invece più piacere eh, dell'essermi confrontata con questa cosa mm. della, di, Blo di Blob sì. nel 2005, sì. quando ero più grande sì. perché ho potuto vivere lo sdegno, <ride> ho potuto vivere la maturità dello sdegno, cioè era secondo me il, quello che dovevo vedere. In quel momento della mia vita c'era proprio un, un programma ad hoc in quel momento della mia vita. Non so se mi spiego. Sì. Cioè, il 2005, non so, per me è stato il momento in cui la, oh, la mia vita ha avuto una svolta, non una delle prime svolte, no? Cioè, avevo, avevo, iniziavo a maturare una coscienza politica nel 2005, fondamentalmente questo, no? E quindi, e quindi vedere queste cose, vedere questa cosa mi ha fatto risvegliare una coscienza politica. Non mi ha fatto risvegliare, ma mi ha fatto svegliare ancora di più mm. quello che già stava bollendo dentro di me, no? E, e niente, mi ricordo che, che a un certo punto, niente, mi sono seduta sul letto e ho iniziato a guardarlo. Ho iniziato a guardarlo, guardavo non riuscivo a staccare gli occhi io, sullo schermo, e a un certo punto mia mamma spunta dalla, dalla camera e mi fa cosa stai guardando? Gli faccio, ma che cos'è questa cosa? E lei non ha saputo dirmi, no? Eh, ma perché vabbè, tuo padre, immagino immagino i suoi, i suoi pensieri personali, sui fatti. <ride> Quindi immagino che tua madre non abbia mai potuto no, <ride> confrontarsi ma sì. con nessuno, ma no, ma no, eh. cioè, era, era confusa pure lei. Ma io ero angosciata. Io mi ricordo che ero quasi, te, te lo giuro, sull'orlo del pianto perché mi arrivano, cioè, vedere quelle immagini mi stava turbando da morire. Mm. Ancora di più, con la consapevolezza di un adolescente in pura ribellione. Eh, adolescenziale appunto, ancora di più nel, nel mio spirito rivoltoso, ancora di più nel, nella rabbia di vedere tutta quella che già percepivo, un'ingiustizia pur non sapendo i fatti. Mm. Cioè già percepivo che fosse un'assoluta ingiustizia senza capire che effettivamente, ripeto, cosa stava succedendo. E quindi mi, mi ha proprio turbato, io me lo ricordo proprio bene perché me ha, mi ha proprio fatto, mi ha fatto voltare lo stomaco in una direzione poco consona al suo posizionamento normale. Eh, io mi ricordo, sì, ricordo che le più stesse cose. <ride> Stavo facendo anch'io zapping quella volta. Perché Blob era in un momento in cui sta per accadere qualcosa sulla televisione, quindi inizia la, inizia la prima serata classica italiana sulla televisione, a quei tempi iniziava alle 9, mm -hmm. poi si è spostata alle 9 e un quarto, adesso alle 9 e mezza, ma alle 9 iniziava la serata eh, e quindi è un classico in quel periodo magari... E' a eh sì, a posto luglio, comunque è stato, se un ragazzino si è a casa davanti alla televisione, prima della prima serata comincia a fare zapping. Eh, Anche io mi sono, sono rimasto lì poi tutta la serata a guardare quella, quella puntata di blog. Quindi in, comunque in un universo parallelo in quel momento eravamo, <ride> cioè, eravamo comunque connessi a vedere queste cose. Sì, sì, sì. Cioè... Eh, però sì, mi ricordo di quando è successo e invece mi ricordo molto meno eh, del dell'11 settembre. Mm. Non ho mai capito perché, dato che del G8 avranno fatto gli speciali, ma non è che hanno non hanno fatto un cut ai programmi, eh no, infatti non avevano fatto un'incursione speciale, non successe per più di un giorno eh, sì, per fare un programmi. Invece eh, il G8 mi, mi, me lo ricordo parecchio bene. Poi, magari è, è, sono soltanto memorie anche alimentate, specialmente poi, nel corso degli anni, da altre cose che uno vede, eh. mm -hmm, mm -hmm. non ho assolutamente certo. quella pretesa di dire: ah, sì, mi ricordo benissimo cosa è successo ne, nei giorni del G8 nel 2001, anche mm -hmm. perché sette anni però mi ricordo di aver visto i telegiornali. E già tanto che a sette anni comunque tu ti ricordi di queste oh, cose? Sempre i telegiornali da, da sempre. Perché era una cosa stupida che la mattina guardavo il, coso, il segnale orario, no? L'ora è giusta. E, e se lo c'era poi dopo il telegiornale, no? Quindi per me il telegiornale era una cosa che... Ciao! Ciao no, Pix, grazie! Dei Beats! Grazie mille! Grazie, grazie. E quindi guard guardare il telegiornale era una cosa che non potevo fare, no? Perché la mattina dovevo prepararmi e, eh certo, sì, sì, sì. e poi c'erano anche i car cartoni animati che ti, ti distoglievano dal telegiornale da piccolo, no? Guardare la sera il telegiornale era bellissimo per me. Anche perché una volta i telegiornali erano strutturati un pochino meglio. Erano un po' più lenti forse. Mm. Eh, erano anche un pochino più secondo me più, più approfonditi. No? Sì, esatto. Bravo. Un po più, è vero. Infatti, quando c'è stato il tracollo di, del telegiornale di Italia 1, là mi hanno perso veramente tantissime telegiornali. Sono rimasto solo col 5, il TG5, e poi sono passato soltanto a quelli della Rai sia quello regionale che non quindi 1 e 3 mm -hmm. ma dato che da ragazzini Italia 1 è là che facevano cose, i cosi i cartoni animati certo e quindi quando, quando, quando è finita quella cosa là che è nato studio aperto cavolo che si chiama hanno distrutto l'informazione per un canale intero. E ancora adesso lo vedi, studio aperto che fa schifo. Fa sì, schifo sicuramente è il telegiornale meno. È il telegiornale che aspetta di dare le news sullo sport. Sì, fine, Cercano sì. di fare le cose in prescia in prescia perché poi eh, dopo c'è quello là sullo sport. Che sì, è sì, ridicolo sì, sì, secondo me. Un telegiornale. Eh, prima di un altro sportivo cioè, e adesso hanno preso tutti questo format sì sì alla fine sì c'è un, 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 un telegiornale che poi diventa sportivo e mi, mi, girano, i coi, mm, mi girano un attimo gli zebedei perché eh, non hai neanche il tempo di riflettere su quello che è successo non hai il tempo di approfondire che Subito dopo stanno parlando di calcio, tennis, baseball quello che è. Sì, 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 fa, no, certamente. Fa pazzire. E... Invece ancora il TG5 ha quel format un attimo un po' più vecchiotto che ha tutte le news all'inizio e poi alla fine si ha qualche cosa di sport. Ma non è che fanno un telegiornale intero? No, il no. <ride> prima. C'è, tra l'altro, perché c'è per, la possibilità di farlo. Ma... Cosa? No, che appunto effettivamente ci sono quelli che hanno il, tele, cioè, cioè il telegiornale, e poi il, lo sport. cioè il telegiornale, e il TG sport, dello sport. Eh? Ce li hanno quegli approfondimenti comunque. Cosa? Non ho capito quello che soggetto. Che Alcuni soggetti. canali, alcuni TG dopo il TG fanno il TG Sport. È quello detto. Eh. È quello detto che mi fa, mi dà fastidio perché da, da che sto guardando il TG? Perché specialmente non è che dura. Uh, tutto il tempo su una notizia, no? ci sono dieci notizie, certo. già dalla terza notizia cominciano a essere un po' di cavolate e, e arrivata alla decima notizia sono già quasi passati alla parte sportiva, sportiva dici, certo. adesso come faccio a riprendere quello che c'è? Adesso fortunatamente sul digitale terrestre hai più o meno la scelta, ma ci sono periodi della giornata che se mangi mezzoretta dopo non puoi guardarti il TG perché sono tutti sincronizzati nella versione È sportiva. È vero, e stanno dando tutti le stesse notizie comunque, tra... sì, sportive, quindi sì, ma. sì, sì. Vabbè, comunque critiche a parte sulla televisione e i telegiornali italiani. Ma tu l'hai visto D D Diaz il film? No non l'hai mai visto veramente ho detto no ero convinta di sì non so perché avevo questa falsa convinzione ma è un della... docu -film, un... È un, film. un documentario un film, no, è un film. quindi attori e tutto attori e tutto ma è bellissimo Quindi per quello che non l'ho visto banana però è molto bello cioè bello io ero restivo anche a guardare coso allora. eh, come si chiama Cucchi, Stefano Cucchi, non mi ricordo il suo nome, ah, ehm... Vabbè, Vabbè. Non, non, mi non mi ricordo, però alla fine quello l'abbiamo visto. Abbiamo visto, ma perché era su Netflix. Io non, non mi piace guardare le cose, eh, lo, sa, cioè, lo sanno tutti e tu lo sai ancora meglio di tutti. Io il documentario o le notizie, non, non, non mi piace neanche l'idea di prendere un attore e fargli fare una parte su una cosa così delicata, no. L'ho visto perché era su Netflix, era gratis, mi sembra un abbonamento, e l'ho visto per quello. Ma no, non, non mi piace l'idea di... Cioè, ma, ma come tutte le cose, no? Cioè, io mi guardo... Mi eh, posso guardare eh, qualcosa che ne so, che può uscire da d -Max. non ho detto che guardo D-Max, che può uscire da D-Max, co quelle cose là. Ma solo soltanto se... Eh, è una cosa vera che sta accadendo, no? Certo. ma no, che... se è, è, è un reenactment tipo, eh, tipo forum, tipo eh, mi lascio quando... Come che si chiama? però problemi. comunque il film su Pucchi ce lo siamo goduto, è stato molto bello. Cioè... Sì, ma non mi piace l'idea, non mi piace l'idea di queste cose. Sono come... d'accordo, mm. però comunque ci sono dei film che in realtà proprio perché, per mancanza di materiali eh, per mancanza... Ciao Pix. adesso ti adesso facciamo un riassunto eh, per mancanza di materiali che documentano no? una linea un fatto, perché quello che è successo dentro la Diaz purtroppo cioè, non è che è documentato, no? Cioè, non è che c'è una documentazione di quello che è accaduto dentro la Diaz per quello che hanno dovuto farci <ride> come, come per il caso Cookie, non c'è una documentazione di quello fi filmica di quello che è successo a Cookie. Ci sono delle, delle, delle carte dove c'è scritto quello che accaduce cioè nei processi e tutto il resto, sono cioè le testimonianze eh, di, 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 di chi era lì. Ma di fatto, non c'è. È per quello che c'è stata la necessità di fare un film. Ma il film è basato sulle testimonianze processuali. Suppongo dire che non mi piace l'idea di questi film. Cioè, non ho capito io. Assolutamente. Io, assolutamente. Allora. Ah, eh. Ti devo dire che hai ragione. No, non c'è né, né ragione né torto, non c'è né ragione né torto. Semplicemente, secondo me, come abbiamo visto il film di Cookie, e il film di Cookie ti è piaciuto e non ha deluso manco me, perché anch'io anch credevo che mi deludesse. Invece, secondo me, è molto puntuale, molto preciso e molto attinente in realtà a quello che è, acc quello che è accaduto. Penso che anche Diaz sia un film sulla stessa riga proprio di quello di, di cui io non trovo non trovo di avere lacune su quello che è successo al g8 a genova solo perché ho visto tante notizie e tu dirai e eh, vabbè ma non abbiamo la ripresa dentro la diat però vabbè si hanno le riprese fuori si hanno, si hanno i racconti si hanno le, le, alcune riprese audio è stata anche già una fortuna che avevamo un, una telecamera puntata sulla Diaz eh, a quell'ora quando hanno fatto eruzione. Non mi ricordo di che giornalista fosse, ma è stata una fortuna. Eh, non, ho, non ho bisogno di un di un docufilm, ma cioè, questi sono i miei gusti non sono neanche pareri sono i miei gusti non mi piacciono le cose eh, recitate basta mi dici è su netflix eh, lo guardiamo non ti direi mai di no mm -hmm. cioè, come è stato su cookie ma se mi devo andare a, a perdere mezza giornata da trovare il film di, della diaz che non so su quale sito super dogi eh, certo. mi dà fastidio cioè, certo anche perché se è così importante perché non avercelo da qualche parte sto film. Eh, piccolo riassunto per pix eccoci allora stiamo parlando abbiamo parlato del G8 oggi sono 20 anni dal G8 di Genova 19 luglio 2001 e poi fino al 23 ehm, stiamo parlando abbiamo letto una notizia del poster sì. o Reynws Re eh, qua ne abbiamo, abbiamo un approfondimento forse decente del Corriere della Sera, perché a volte il Corriere della Sera mi ha un po' sì, let down, e, e magari lo leggeremo adesso. Abbiamo parlato un attimo ehm, di quello che stavamo facendo, di come l'abbiamo presa, o come l'abbiamo vissuta, scusa, presa che è brutto da dire, eh, come l'abbiamo vissuta quella volta, eh, beh, ci siamo ritrovati. D'accordo <ride> su, su sull'approfondimento che fecero nel 2005, a quanto pare, eh, quelli di Blob, e qua forse abbiamo trovato il video che magari un giorno potremmo vedere insieme. Un giorno di questi, sicuramente, no non cavalchi l'onda. Dai, scherzo, ehm... Per vederlo magari con persone che che ne so, non, non si ricordano oppure non c'erano nemmeno. Come posso immaginare un AST? Non so se poi possa interessare mai ad AST una cosa del genere, ma comunque, cos'altro? Niente. Abbiamo parlato un attimo dei telegiornali italiani. Sì, esatto, ci siamo un po' lamentati eh. delle mancanze di approfondimenti e basta, ok. Mm. Vuoi leggere questo? Se vuoi, certo. Poi pure, tanto questo non si, non, si ri, non si riaggiorna da solo alla yes, pagina, come ah, su Rai News. Benissimo. Allora dicevamo qua, dice Marco Marisio: «Le devastazioni dei Black Bloc e l'attacco al Corteo Pacifico, la morte di Carlo Giuliani, il blitz alla Diaz e i processi, i passaggi salienti della manifestazione di luglio 2001». A uh, PIX non so abbiamo più o meno se non sbaglio la stessa età eh, quindi penso qualche anno in meno di te forse la mm, non, non mi ricordo comunque se vuoi dirci qualcosa per quanto riguarda il G8 a Genova di positivo o di negativo sei libero di fare quello che vuoi, la chat è anche tua ehm, adesso noi leggeremo questo vado Bagno, un secondo. Certo. Ehm, Cos'altro? Ecco. Sì, ho qualche altro ah, va bene, dai, sì. E noi dopo condivideremo il video di, del G8 di Blob, dell'approfondimento del 2005 di Blob, perché è stato un caso che ne abbiamo parlato e l'abbiamo trovato. l'abbiamo trovato, sì. E abbiamo avuto le stesse, le stesse emozioni quando... Le stesse, le stesse reazioni a, a quell'approfondimento a quel del 2005 e, e lo condivideremo. Quindi, se lo volete guardare, benvenga. Sono tra domani e dopodomani. Intanto, fino al 23 luglio è sempre G8, 20 anni. Ok, ok. okay. Vabbè, ma non è che si tratta di essere ignoranti, sono soltanto successi dei fatti ed è giusto sapere. È non è che devi, devi dire che sei dalla parte di qualcuno, no, qualcosa, anche perché sono due milioni di sfumature su queste cose, ovviamente. Mm, senza dire che sia giusto che abbiano ammazzato una persona, ma no, sui Black Block, come il l'oro nero sul nome, ci sono tante sfumature politiche, soprattutto. <ride> Purtroppo, sì. comunque. Quello è una cosa, che si, era una cosa che si sentiva molto quando si parlava di, di G8, G7. Adesso a che numero siamo? G7? G20 hanno fatto a Venezia. L'hanno appena fatto. <ride> sì, vabbè. Ma ormai tutta una presa per i fondelli. Sì, sì certo. E fino all'altra volta era G7. Quindi. Comunque, ehm, adesso leggiamo questo quest articolo del Corriere della Sera. Così, questo, questo è... Che tu non, ricorda non bene, ricordi bene? Beh, ci, ci sta, sta cioè, ci sta. Avevo sette anni, quindi. Eh, io eh, avevo dieci. Ah, ne, sette anni te nel 2005 Cinque. e nel 2001, quindi sì, abbiamo eh. qualche anno di differenza. Io avevo dieci anni nel 2001, quindi... Sì. Però comunque, per esempio, appunto, quello che la, la disparità no, di Ivan. Ivan era più piccolo nel 2001, però lui si ricorda le notizie al telegiornale, eh, io ero più grande appunto avevo 10 anni però le notizie di quando è successo non me, le, non me le ricordo le notizie del telegiornale e ho motivato a Ivo anche probabilmente essendo successo a luglio eh, probabilmente ero in vacanza con i miei e quando andavamo in vacanza non avevamo la tv eh, passavamo tutto il giorno a mare e la sera eh, in realtà stavamo fuori e quindi se è successo, quando è successo probabilmente appunto io ero all'oscuro di... noi come famiglia eravamo all'oscuro di tutto perché eravamo un po' isolati proprio in virtù del fatto che eravamo in vacanza Mm, però Ivan appunto in realtà si ricorda, invece quello che mi ricordo io era appunto quel video che poi condividiamo di Blob, eh, che ho appunto raccontato a Ivan, che nel 2005 Blob ha fatto questo speciale sul G8 di Genova e io nel 2005 ricordo benissimo, è eh, esatto, ehm, nel 2005 hanno fatto questo approfondimento, eh, quindi quattro anni dopo, eh, fatto appunto dalla RAI, e eh, io invece mi ricordo benissimo di quell'approfondimento, perché mi ricordo che ero a casa e c'era la tv in camera dei miei accesa per quel, qualche motivo, io bazzicavo per casa, a un certo punto hanno trasmesso alla sera, erano probabilmente le 11, hanno, hanno trasmesso questo, questo approfondimento e io mi sono incollata letteralmente alla tv nel 2005, avevo... Uh, oddio, fatemi fare due conti, uh, 2002-2003-2005 avevo sì, 14 anni giù di lì, sì nel 2005 più o meno, ecco, uh, 14 o 15 anni, adesso vabbè non, sono uno schifo in matematica. Comunque, appunto, dicevo Ivan che a me aveva attirato abbastanza proprio perché quello per me, il 2005, era l'anno in cui ehm, cominciava a maturare una sorta di coscienza politica. No? Quindi, quella cosa mi aveva parecchio attratto proprio perché, eh, perché non capivo bene cosa stava succedendo, proprio perché non mi ricordavo dei fatti del G8 di Genova. ma... Ero attirata dalle, da quelle immagini di violenze inaudite che, tra, che in quel momento stavano trasmettendo la tv e sono rimasta incollata letteralmente alla tv a vedere cosa stesse succedendo. Perché da quello che mi ricordo io erano proprio era il classico montaggio alla blob, quindi era appunto immagini eh, dei fatti e, eh, e audio dei... Delle telefonate al 118. Quindi molto, molto suggestivo, anche molto eh, duro anche da vedere. No? Eh, ma Pix, ma se, eri, se avevi sette anni nel 2005, anche se non fossi stato in vacanza? 7 cioè... <ride> cioè, eh, anni nel 2005, eh, da meno 4, quanti anni dovevi avere? 4-5 anni nel, nel 2001, 2001. Eh, sì, anche eh. se non eri in vacanza cioè... Eh. sei scusato tranquillo punto, cioè. già fa ridere che, che qua ci sono due persone che guardano cioè, io di più guardavo il telegiornale a, a sei anni perché, perché lo spiegavo poco fa io guardavo il telegiornale perché non lo potevo guardare la mattina e mi sembrava una cosa dai. tre anni ehm. ecco, quindi cioè, <ride> io ho tre anni mi ricordo di aver regalato il tamagotchi a mio cugino e di, di essermene ancora pentito adesso che ne ho quasi 27 no infatti non puoi ricordartelo appunto è un po' come se io dicessi di, di, di ricordarmi la morte di Kurt Cobain impossible Era sì, nel, nel 94, 94. io ero <ride> <ancora matto>. <ride> <ride> Non, non posso ricordarmi la morte, per come Però mi ricordo benissimo quella di Michael Jackson. Sì, che anche male. io quella mi ricordo. Che male che quella mi ha fatto. Sei, mi ha fatto tanto male anche perché mi hanno fatto riscoprire tutto, um, tutti i Jackson 5, che io amavo le loro canzoni, però non avevo mai connesso per la mancanza di internet, per la mancanza... Sì, avevo internet, ma avevo la chiavetta... A a 200 kilobyte al secondo quindi non mi ascoltavo sicuramente di Jackson 5 non avevo mai connesso l'età che aveva Michael Jackson Jackson 5 cioè, avevo i brividi e, e poi vabbè potrei continuare a, per, per, per un'ora a parlare della MGM e tutte quelle cose l'altro la casa discografica poi vabbè certo. ehm, ecco quello non c'entra niente scusatemi I digress eh, comunque anch'io anch non sono molto convinto di quello che mi ricordo, ho fatto anni di quello che mi ricordo e di quello che ho implementato negli anni con tutto quello che si è parlato del G8, fortunatamente vorrei sottolineare, perché è una cosa che difficilmente è successo qualcosa del genere. Vent'anni fa di questi livelli in Italia. Cioè no, ultimamente no. che cos'è che è successo di questo genere in Italia? Cioè... È appunto quello di Capo Santa Maria Capovetra. Esatto. Cioè... Ma quanto ne abbiamo parlato? Sì, pochissimo, è durata pochissimo. Infatti, ci cioè, stavo pensando anche stamattina, dicevo: Ma quanto poco ne hanno parlato delle violenze nelle carceri di Santa Maria? Ne hanno Popolo? parlato un pochino, e è l'unica cosa che abbiamo avuto il coraggio di. Di dire e dare spazio a un salvini o altre persone che perché ormai i telegiornali italiani devono essere sempre però anche se a torto no, si parla, però, dobbiamo di, dobbiamo però dobbiamo dire, dire il, il capo di questo partito del cavolo no se, se ammazzano un bambino però non è che dici, eh, però vai a intervistare, che ne so, il camorrista X, l'andranghetista Y, il mafioso Z, e gli dici, eh, sì, per... è stato un errore, però era giusto se ammazzavamo l'altro, eh? cioè, abbiamo sbagliato, cioè, questo è il fatto. Succede non solo quando si tratta di cose statali. Certo. Mi ha fatto sempre ridere questa cosa perché questo è il classico atteggiamento. Classico atteggiamento del telegiornale che va a diventare un Barbara d'Urso. Perché da Barbara d'Urso si prende, eh, come si chiamano questi, questi programmi del cavolo? che vengono purtroppo dall'America con tipo oh, però... eh, America, America Today, mm. tipo. quando si svegliano alle 8 di mattina fanno sì. il cerchio con le sedie e devono mettere quello che è pro e quello che è contro. dibattiti televisivi. Ha un nome, ma non mi sì, viene... Sì, anche a me non viene... Sono già scusato per il mio mal di testa abbastanza. E, um, e mi dà un fastidio, Boia, perché una volta, c'è... Cioè, si sentivano queste cose quando parlavano tipo la domenica mattina di. come si chiamava il programma della domenica mattina che mi guardavo ogni volta dal Parlamento. Cioè, Trava a sbrigare che mi guardassi queste cose. Io non mi ricordo Ma la domenica mattina. Domenica mattina, non l'ho proprio presente. Eh, vabbè, tu la domenica mattina non la guardavi forse la tv. No, ecco, appunto. Vabbè, allora, comunque. comunque, non ti ricordavi neanche domenica papate. No. Perché lei aveva un papà la domenica. Io non avevo bisogno di un, di un canale, della, del canale di Rai 3 che mi diceva è Domenica papà. Ah, che bello. È tristissimo quel cavolo di programma su Rai 3. Maledetti, me la pagherete. Quello mi pagheranno. E Domenica papà E l'orso nella casa blu. Bear che mi diceva ogni volta addio a fine puntata. Traumi. io non riesco a dire ciao neanche alle persone in treno altro che addio prendono il treno le persone non riesco a dirgli ciao perché per me è un addio in macchina ancora ancora sì ma col treno no non so basta oh, amore lei, mio lei. allora leggo così cerchiamo di riassumere anche per te pix un po quello che è successo ma per tutti è giusto. e un po per tutti anche quello ben che è successo incluso. quel luglio. Vent'anni sono passati del 2001. Che vecchia che sono. A guardare nei ricordi, viene in mente l'ultimo momento di quiete prima della tempesta, erano le nove del mattino di un venerdì soleggiato. Il colonnello dei carabinieri Giorgio Tesser e il Questore di Genova Francesco Colucci si erano presentati per un veloce saluto agli organi di informazione. Nella hall dell'hotel di Genova che raccoglieva i giornalisti venuti da tutto il mondo. Per un caffè tranquillizzante, questa è la frase che resta assunta qui in ormai scolorito, che doveva fugare i timori e le ansie che secondo loro i media diffondevano con inspiegabile esagerazione. Parlò solo il militare, un uomo massiccio, ex giocatore di rugby, fidatevi, non succederà nulla e voi vi annoierete. Strizzando l'occhio spiegò... Che era tutta una gigantesca recita, che i Black Bloc avrebbero fatto un po' di casino, ma con gli altri, con gli, altri gli organizzatori del grande corteo che sarebbe sceso nel centro della città, partendo dallo stadio Carlini, c'era un accordo quasi scritto. Li avrebbero fatti sfilare, avrebbero consentito a qualche militante di violare la zona rossa che proteggeva gli otto grandi della terra, giunti nel capoluogo ligure per discutere tra di loro e poi ce ne andiamo tutti a cena. Zone brignole, scontri tra tutte bianche, polizie e carabine. Salutò con i virili, pac con virili pacche sulle spalle e augurò buon lavoro a tutti. Mentre usciva, ripeteva ad alta voce che tutto sarebbe andato bene. Dietro di lui, il questore, che non aveva pronunciato, una, eh, pronunciato parola, si mise la mano nella tasca dei pantaloni e procedette a, a un gesto scaramantico che rivelava i suoi dubbi sul buon esito di quelle manifestazioni. Appena fuori dall'hotel nel Sarà grande ufficiale davanti alla stazione di Brignole, i Black Block stavano cominciando a picconare Asfalto per fare scorta di pietre e sassi. Infatti. Il movimento No Global. Sono passati vent'anni da quei tre giorni che dovevano essere pieni di abbracci e divennero un'orgia di violenza. Il G8 di Genova fu il punto d'arrivo e l'inizio della fine del movimento No Global, chiamato così proprio perché si batteva contro la globalizzazione e a cavallo tra il vecchio e il nuovo secolo assunse una dimensione mondiale, mai più raggiunta da nessun'altra organizzazione non governativa. Era così grande che non aveva una sola anima. Ne aveva molte, forse troppe. La caratteristica principale di Genova 2001 fu che all'interno della sigla del Genoa Social Forum confluirono associazioni che operavano in campi molto diversi l'uno dall'altro, unite però da una visione condivisa. Senz'altro anticapitalista, soprattutto contro il potere delle multinazionali, lo sfruttamento della manodopera nel terzo mondo e non solo in quello, la perdita di controllo del singolo individuo rispetto ai meccanismi spesso oscuri della grande finanza mondiale. Lo slogan valido per tutti era che un altro mondo è possibile. I Black Bloc ci arrivarono male in Global a quell'appuntamento così in anticipo sui tempi di un'esperienza ancora gracile perché fatta di embrioni che ancora dovevano coagularsi in una sola entità. Abbiamo detto che in quel movimento confluivano esperienze dissimili. Per limitarci al campo italiano c'erano partiti politici di sinistra, sindacati, associazioni studentesche, movimenti cattolici come i Beati, i costruttori di pace e c'era la rete Lilliput che operava nel sud del mondo. C'erano gli intellettuali di Attac, un'associazione nata in Francia che si opponeva alle politiche neoliberiste. C'era di tutto. Nell'anno precedente al G8 di Genova divenne chiaro che il movimento era diventato veicolo anche di soggetti indesiderati, il cosiddetto blocco nero, termine che in origine indica una tattica di protesta violenta. Ci furono scontri violenti a Davos durante il Forum economico mondiale, a Göteborg per il summit dell'Unione Europea e nel marzo del 2001 a Napoli, in quella che fu una prova generale di Genova, anche in termini di repressione delle manifestazioni in piazza. I primi segnali. I segni che qualcosa di molto brutto sarebbe potuto accadere erano ovunque, ma il G8, la, la riunione annuale dei grandi della Terra, era diventata un'ossessione. Bisognava esserci, anche se ormai si parlava solo di ordine pubblico e non dei contenuti della variegata piattaforma No Global. I capi del GSF caddero nella trappola che era anche mediatica, dichiararono guerra in senso figurato, imposero condizioni, senza capire, precedenti alla mano che il manganello dalla parte del manico ce l'avevano gli altri, non solo in senso figurato. Se questa è la premessa, tutto ciò che accade dopo non ha alcuna giustificazione. Se esiste una memoria condivisa, basata sui fatti, allora non esistono neppure le ragioni dell'uno e dell'altro. Esistono i torti di una parte. Lo Stato italiano e le ragioni delle vittime al netto dei loro peccati di presunzione che comprendevano un'ostinata sottovalutazione dell'ostilità nei loro confronti da parte degli uomini in divisa. No. Ma, quella mattina, mi piace proprio. ma quella mattina, il giorno del grande, della grande manifestazione, tutto sembrava andare come previsto, dal colonnello dei carabinieri. È bellissima questa parte, mi piace. Bra Bravo nei conduttori, dimmi qualcosa. Il copione riscritto. I Black Bloc avanzavano verso le alture della città devastando e saccheggiando. Le pattuglie li, le pattuglie li, le pattuglie li accompagnavano nel loro percorso, quasi scansandosi. Tutto cambia all'improvviso nel primo pomeriggio, come se il copione fosse stato riscritto senza avvisare la maggior parte degli attori. A poca distanza dei Black Block, le 45. 45.000 persone che stanno scendendo dallo stadio Carlini vengono attaccate da una carica laterale dell'arma che spezza il corteo. È un attacco violentissimo che ancora oggi non trova alcuna spiegazione plausibile. Già, già. Questo è il primo. Questa è la prima cagata che hanno fatto. Cosa è successo per giustificare un sì, tale è cambio di eh. Cosa è successo per giustificare un tale cambio di strategia? Uh. Si possono fare solo ipotesi, l'unica cosa certa è che mentre venivano trasmesse in mondo visione le immagini delle devastazioni di Black Block, l'allora vicepresidente del consiglio Gianfranco Pini si presenta alla caserma San Giuliano dei Carabinieri, una visita non prevista, forse per imporre una reazione di qualunque genere rispetto al piano definito in precedenza. Alle 14.58 dalla centrale operativa dei cugini della polizia si sentono le bestemmie del dirigente genovese che doveva coordinare le varie mosse delle pattuglie. No, hanno caricato l'altro corteo, porco Giuda, i carabinieri dovevano andare dall'altra parte e non inviato le Maide. Che cazzo ci fanno lì, ma perché attaccano? La domanda non, trova ancora, non ha ancora trovato risposta. È saltato il tappo, saltano i freni inibitori. La morte di Giuliani. Sotto i portici di Corso Gastaldi, dove sono riparati i manifestanti giornalisti feriti, fe, gi sì. feriti soccorsi dai medici volontari, i militari fanno scorrerie colpendo a caso, infierendo su anziani passanti e ragazzi. Muore un ragazzo di 23 anni, ucciso in piazza Limonda, da un colpo di pistola sparato da una giovane recluta rimasta intrappolata in una gippa assediata dai manifestanti inferociti. Aveva 23 anni e si chiamava Carlo Giuliani. Era uscito di casa insieme ad alcuni amici per andare a vedere. In quello che ormai è diventato un delirio di violenza. Ciao, Ast! Ciao, Ast! In quello che ormai è diventato un delirio di violenza, anche lui lancia pietre, raccoglie un estintore e sta per scagliarlo verso la jeep blu. Muore sul colpo. Il suo corpo verrà sfregiato da alcuni ufficiali desiderosi di simularne la causa della morte. La faccia, che talvolta rieffora sui muri delle città italiane, è la sua. Carlo non era uno global, ne sapeva poco di quella storia, ma ne diventerà un simbolo. Il peggio è accaduto, il peggio deve ancora accadere. Il giorno seguente, la manifestazione di chiusura del GSF è una follia di violenza. I black block infiltrano il corteo. La polizia, alla quale è stato affidato il compito di sostituire i carabinieri, li insegue e non fa distinzioni fra manifestanti pacifici e infiltrati. Una macelleria messicana. Alla sera sembra finita, invece no. La scuola Diaz è il luogo dove dormivano alcuni Black block, che intanto hanno lasciato la città. Bella questa frase. Perché si supponeva che dormissero alcuni Black block dentro la Diaz. Dormivano fin, fin quando ci hanno dormito? <ride> All'interno ci sono un centinaio di No Global che stanno trascorrendo la loro ultima notte a Genova. L'irruzione del reparto mobile di Roma, guidato da Vincenzo Canterini, verrà ricordata con la definizione data al processo da uno dei suoi uomini, una macelleria messicana. Sangue sui muri, teste spaccate, violenze di ogni genere su persone inermi, una spedizione punitiva, una vendetta. Appare chiaro che è successo qualcosa di enorme. Il tentativo maldestro di giustificare quell'intervento fabbricando prove false, una bomba Molotov portata all'interno della scuola da uno degli uomini di Canterini, sarà oggetto di una lunga vicenda processuale che si concluderà solo dieci anni dopo, con la condanna dell'intera catena gerarchica della polizia per falso, mentre le accuse di lesioni sono andate prescritte. G8... G8. Leggi bene non è una B. Per le violenze della Diaz e per le sevizie accadute nella caserma di Bolzaneto, dove venivano portati i manifestanti arrestati, um umiliazioni, abusi sessuali sulle donne, sfregio su persone private della loro libertà, pagheranno in pochi. Perché a quell'epoca non esiste nel nostro codice penale il reato di tortura, l'unico adatto a definire quello che è accaduto. Ci ha pensato l'Unione Europea recentemente, comunque... Sì, era andato quasi tutto in prescrizione. Vent'anni dopo, sono passati vent'anni e non è vero che non sappiamo nulla. Per chi vuole approfondire sono appena usciti in molti libri. Genova, vent'anni dopo, con un sottotitolo eloquente, Storia di un fallimento di Giovanni Mari, mantiene un approccio equilibrato. Genova, per chi non c'era, curato da Angelo Miotto, è un resoconto preciso anche delle istanze ancora attuali dei non Global. Diaz, processo alla polizia di Alessandro Mantovani, è la ricostruzione basata sugli atti giudiziali dell'irruzione alla scuola. Mentre Fai qualcosa di Fabio Geda è appunto il tentativo riuscito di spiegare quei Fatti ormai lontani ai ragazzi di oggi. Almeno esiste una percezione chiara di chi fu l'aggredito e di chi era l'aggressore. La giustizia dei, dei tribunali, con i suoi tempi, è arrivata a delineare un quadro preciso, ancorché asimmetrico. Nessun ufficiale dei carabinieri ha mai pagato per quella decisione scellerata che diede via alle violenze. Il movimento No Global sopravvisse alla ferita cambiando pelle. Fu obbligato a farlo perché due mesi dopo ci fu l'11 settembre di New York. Yes. Iniziò la stagione delle grandi mobilitazioni contro la guerra in Iraq. Poi ognuno andava per la sua strada, disperde disperdendosi in mille rivoli. E' un reato di tortura. Anche perché secondo me, posso dire una cosa? Certo. Quelli erano periodi ancora eh, quando si aveva... Oh, questa è mia come opinione, si aveva il privilegio di lamentarsi e eh, parlare di capitalismo, anticapitalismo e tutte queste cose qui. In Africa non, parla, non parli di queste cose, no? Perché ci sono problemi più grandi, no? Ci può essere la corruzione, ci può essere la siccità, ci può essere la mancanza di cibo, no? Mm -hmm. Quindi, eh, che fa? Quindi secondo me era il periodo giusto eh, per parlare di quelle cose, no? Cioè ancora adesso si potrebbe parlare di, di, di anticapitalismo e tutte quelle cose lì, però voi non vuoi, come ha detto anche secondo me giustamente, eh, nel 2001 è successa una cosa molto più grande in tutto il mondo che ha colpito l'America, gli Stati Uniti e automaticamente anche tutto, tutto il resto del mondo. mondo. Certo. E, e adesso vabbè, abbiamo il coronavirus, quindi è sempre quello, no? C'è certo. sempre qualcosa che ti distoglie... Che ti distoglie l'attenzione. ti distoglie l'attenzione, giusto. E, um, purtroppo, per fortuna, non lo so. Non lo so. Diciamo che in realtà... Mm, bisognerebbe sempre avere, secondo me, il focus di quello che accade eh, rispetto anche ad altri problemi, no? Perché altrimenti si, no, si fa bell'altrismo nella serie. Ci sono altri problemi molto più, molto più grossi, no? Di questi, sì sì, 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 ma io, eh... sempre che bisogna avere sempre una, una vista larga. Ast G8 no GB te l'ho già detto, eh, G8 eh, del 2001 a Genova. Eh non so se hai sentito un po' quello che abbiamo le che ha letto la Silvia tutto adesso capisco che avrei fatto <ride> colazione dato che non hai dormito ti capisco comunque, Com mi interessa che ti ricordi G8 Genova 2000 -o, 2001 mm. eh, poi in caso riprendiamo con te ehm, assolutamente eh, giustissimo quello che dici tu ma infatti io lo dico sempre certo. però il problema è che quando <ride> allora, lo so, lo so, ti ho detto tranquillo, tranquillo, eh, ma te l'avevo già detto prima. Forse stavi stavi mangiando. Arriviamo, arriviamo. Adesso ti diciamo. E sono ci sono momenti storici che chiamano le loro insurrezioni. Diciamo, no? Certamente, certamente. Eh, certamente se... Se siamo senza mangiare in uno stato eh, e ci sono altri problemi è più facile che si creino dei movimenti contro quei problemi e non contro altri che possono essere visti magari più superficiali, no? Certo, certo. Adesso che cosa potrebbe esserci un movimento sulla mancanza del lavoro, un movimento che poi... Eh, poi parliamo sempre anche là di, ca di capitalismo. È eh, appunto questo, Su questo punto, adesso, adesso è il momento che potrebbero ricominciare queste cose. Dato che si è parlato Santa Maria Capoavetere si è parlato fino all'altro ieri. Eh, ancora adesso eh, dei, dei. Aiutami. Quella con le biciclette. Sì, dei, dei Rider. Dei Rider. Dei dei rider quindi diretti dei Rider persone che lavorano per Amazon eh, vengono trattate come macchinette, eh, la mancanza del lavoro, la mancanza dello Stato di fronte a una, a una pandemia. Eh... Ma fanno parte, a mio avviso, di quello che è tutto un sistema, eh, di, un, di, una di una problematica sistematica, cioè sì, che fa parte fa... del sistema. Vedete, per quello vedere. è normale che adesso possa, certo. eh, adesso questo è il momento che può ricominciare, guarda caso, vent'anni dopo, no? Mm -hmm. Giusto? Perché se di cioè, stiamo vivendo le stesse problematiche dell'altra volta. Perché da una parte, forse, forse per fortuna, abbiamo. Abbiamo meno problematiche meno problemi rispetto al che ne so, 2008, mentre oppure quando siamo entrati dentro 2000. la zona euro. Sì, sì. <ride> che era sempre il 2000, eh, sì. Sì, 2001, sì. era quando siamo entrati nell'euro sì. circa, no? Il 2002, forse. Io penso che, comunque in ogni caso, no, quando ci sono crisi, quando si arriva a un punto di rottura, no? no che sia qualsiasi, eh? cioè qualsiasi punto di rottura, in realtà, ehm, è, è già sedimentato quel punto di rottura, quando arriva, cioè quando arriva, quando si spacca qualcosa, quando succede qualcosa di eclatante, no? È semplicemente perché in realtà è l'ennesima potenza di un disagio, ok? Sono disagi che continuano a sedimentarsi, 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 finché praticamente si arriva a una spaccatura e si spacca, si rompe come un frutto eccessivamente maturo, non so come dire. Uh, Giot di Genova Ast sono stati una serie di eventi avvenuti nella città di Genova a partire da giovedì 19 luglio sino a domenica 22 luglio 2001 contestualmente allo svolgimento della riunione del G8. La riunione del G8 del 2001, si è svolta in Italia a Genova, in Liguria, dal 20 al 22 luglio. La riunione è stata guidata dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ah, al Palazzo Ducale. È nota soprattutto per i fatti del G8 di Genova. Eh, questo è l'ultimo vertice tenuto in una grande città. I membri del G8 hanno deciso a causa degli eventi e degli attentati dell'11 settembre del 2001 tenere i loro incontri in luoghi meno accessibili, ok? Durante la riunione dei capi di governo dei maggiori paesi industrializzati svoltasi nel capoluogo ligure da nel giorno precedente, i movimenti No Global e le associazioni pacifiste diedero vita a manifestazioni di dissenso, seguite da gravi tumulti in piazza, con scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Durante uno di questi, venne ucciso il manifestante Carlo Giuliani. E ne stiamo parlando adesso, è una cosa molto importante. Sono passati 20 anni, spero tu mi abbia sentito, perché se no eh, ti, ti consiglio di riguardare la live. Eh... Ah, forte. Ok, forte. Ma ci stava appunto come... Come, come persona che stava manifestando. Quindi, ok, ok. Quindi lui si ricorda, si ricorda bene. Immagino quello che è accaduto. Se c'era, ecco, quindi ne stiamo parlando adesso perché sono passati 20 anni. E come stavamo dicendo poco fa, e guarda caso, è un momento storico in cui bisognerebbe anche ritornare a parlarne, perché eh, infatti perché abbiamo questi problemi, son ne sono finiti altri, quindi non possiamo lamentarci di altro. Ed è giusto che ritorniamo al 2001 a parlare di questi problemi di alla fine e poi tutte le cose brutte che ci sono attorno a un capitalismo. Certo. Mi fa piacere che tuo padre stia bene, specialmente eh, certo. <ride> che sia tornato sano e salvo e... e niente. E che tu abbia un padre così coraggioso. Sì, tra l'altro. E leggo l'ultimo pezzetto del, dell'articolo, lo finiamo perché mi mancava. Eh, l'eredità di quei giornalisti nella legge che introduce il reato di tortura, approvata 16 anni dopo, nel luglio del 2017. Genova 2001 non è stato l'inizio di nulla, anche se qualcuno sostiene che quei fatti hanno aperto la strada al populismo in voga oggi. Al massimo ha segnato l'inizio di un modo di fare politica o di un modo della politica di commentare ogni vicenda, dove i fatti vengono ignorati e si può dire ogni cosa il suo contrario. Esatto. E allora perché raccontare questa storia un'altra volta? forse per quell'esercizio necessario della memoria che in Italia viene quasi sempre trascurato perché fu una pagina ignobile della democrazia che allontanò dalla partecipazione un'intera generazione e perché ricordare è l'unico modo possibile per dire che non deve accadere mai più eh, sì. bravo assolutamente Marco, Marco in e Marizio, Marizio. che insomma lavorare il Corriere della Sera e fare qualcosa di così eh, no, più che altro non è tanto il problema del Corriere della Sera, il problema molte volte è il Corriere della Sera online, eh, perché molte volte sono un attimo più uh, decenti sul giornale di carta. Eh, quindi sì, perché cioè, mh, vorrei fare un attimo un po' questa, questo piccolo riassunto, no? perché adesso che problemi è che abbiamo? Quello sicuramente su, su diritti degli esseri umani, Adesso, eh, poi vabbè, quelli classici economici che possiamo avere tutti sia adesso in Italia che in Europa che in tutto il mondo. Per via della pandemia, quindi anche di lavoro e tutto quello che, che, che ci sta attorno. Sicuramente non siamo ad esempio in India che ci manca ancora l'ossigeno, no? Giusto? Certo, eh, quindi eh, abbiamo altri problemi che. Un attimo, più privilegiati perché non, non si dice muori domani perché o ti manca l'ossigeno, perché non, non hai da mangiare sicuramente. Certo. E quindi abbiamo fortunatamente o sfortunatamente, secondo me, il privilegio adesso di ritornare a parlare di queste cose. E benvengano, mm -hmm. certo. Ti confà? Sì, sì, mi, mi confà. L'unica cosa che penso è che alla fine, ogni stato, ogni piccolo, ogni stato delle cose, in realtà. Ha proprio, la propria criticità, non il proprio problema. E quindi, dal mio punto di vista, eh, l'India ha dei problemi, eh, l'Italia ha dei problemi, la Germania ha dei problemi, la Francia ha dei problemi. No? Mm -hmm. Per quanto riguarda la nostra situazione, io penso che adesso come adesso abbiamo dei problemi. Ci abbiamo. Ci abbiamo. Abbiamo dei problemi veramente molto grossi e molto importanti che riguardano proprio quello che è, la, la, che è la, lo stato delle cose, lo stato attuale delle cose. Mm. Cioè quindi secondo me tutto quello che riguarda appunto diritti civili, che non è da poco, perché per essere un paese democratico o che si proclama tale, laico e democratico, avere dei problemi con i diritti civili e con i diritti umani è un problema grosso secondo me problema bello ciccione e, e quindi quando parlo di diritti civili parlo di tutte le problematiche relative alle discriminazioni parlo delle problematiche relative sì, al lavoro sì, eh, e, e alle politiche scellerate che ci sono state in tutti questi anni quindi abbiamo un problema politico bello rosso un problema appunto secondo me di, di strutture sociali di struttura sociale proprio e, quindi mi viene da pensare che, appunto, come dicevo prima, che il coronavirus o comunque una pandemia di, questo, di questa caratura non abbia fatto altro che eh, appunto portare al, al punto di rottura eh, un sistema che già era rotto alla base. Quindi non ha fatto altro che portarlo a galla e a far vedere finalmente a tutti quello che è lo stato delle cose in cui siamo immersi. quello che è lo Senza, stato delle il coronavirus cose. ha portato a galla cosa? No? Tutti, tutte queste problematiche. A livello proprio. Eh, e tu pensi sia stato il coronavirus a portare il coronavirus non ha fatto altro che in realtà, ripeto, portare a galla tutte quelle che erano delle problematiche. Che in realtà non si aveva la, non si aveva la coscienza, a mio avviso. No? Della, della portata di queste problematiche, non si, non si aveva veramente la coscienza delle problematiche, secondo Il me. Il coronavirus ha portato a galla ad esempio le disuguaglianze. Le i problemi lavorativi, i problemi, eh, i problemi del, del, relativi alle discriminazioni, tutti questi problemi qui che sono problemi come mai dici che mh... Ok, per quanto riguarda il lavoro, ok, ma ad esempio per quanto riguarda le discriminazioni che ne so che può vivere una persona gay, il coronavirus cos'è che ha fatto? Per il semplice fatto, a mio avviso, che ehm, l'estremizzazione della situazione in cui siamo, eh, siamo stati obbligati a essere e con la quale siamo stati obbligati a convivere, non ha fatto altro che aumentare i malumori, esasperare. I comportamenti delle persone mm. e quindi di conseguenza far diventare le persone e i propri problemi di conseguenza mm. molto più pesanti. Di conseguenza, se io sono già una persona intollerante di mio sì. e vengo messa in una situazione in cui in realtà ci sono delle costrizioni, ci sono delle regole da rispettare, ci sono. Tutte queste, questi, eh, come si può dire, le regole anche che ci hanno imposto, no? sono regole che fondamentalmente servono a proteggerci, no? a tutelarci. Okay? Però tante persone vedono queste regole come delle costrizioni della propria limitazione personale. Tutte queste cose, questi esercizi di altruismo che noi, che il coronavirus a mio avviso ci ha portato a fare, perché secondo me erano tutti esercizi di altruismo, cioè pensare per una volta tanto agli altri e non a noi, mm. non ha fatto altro che esasperare le persone che in realtà, in quanto intolleranti di qualsiasi tipo, mm -hmm. okay, non facevano altro che appunto non, non, non avere questo muscolo, questo muscolo allenato. E quindi l'hanno vista come una eh, limitazione della propria persona, cioè della propria persona. Quindi i disagi che ci sono stati, io non posso fare questo, io non posso più fare questo. Quindi tutta questa cattiveria che è montata, secondo me. Quindi riassumendo, per. Una frustrazione, quindi esatto. la frustrazione che ha causato il coronavirus ha am amplificato, amplificato, sì, okay? ha fatto okay. da cassa okay. di risonanza secondo me Il mio rispetto. caro Ast cosa dice? Le problematiche derivano da più azioni ed eventi. Il covid è stato un evento che ha fatto vivere situazioni difficili alle persone sia a livello lavorativo che umano. Il covid avendo fatto uscire problematiche lavorative, attivamente sono usciti anche problemi più umani come manifestazioni... Um, ok, ok, in pratica stai dicendo le stesse esatto. cose la Silvia. Esatto. A me mi fa piacere che vi trovate assolutamente d'accordo. Io ci sono arrivato con un po' di spiegazioni. Non posso essere che non in disaccordo, certo <ride> ho capito. Ho capito. Non avevo mai fatto questa con cioè, connessione. Mi fa piacere che me l'avete fatta fare. Grazie a tutti e due, grazie. Sì. Secondo me è proprio. Po posso farvi una domanda a tutti e due, eh? e secondo voi? Guardo in camera, quindi tu guarda su, sullo schermo così ti guardo negli occhi. Eh, secondo voi, quindi, senza il coronavirus, non sarebbero usciti questi movimenti molto accentuati eh, negli, ulti, negli ultimi periodi dei de, de, de valori LGBTQIA? Mm. Eh, o altre sarebbero usciti in ritardo secondo Astrid velocissimo te. mi piace quando mi rispondi così anche, anche se secondo te, te. Sì. in ritardo ok ma secondo voi perché perché ci, si sarebbe pensato ad altro sì, tipo sì. essendo senza coronavirus estate si sarebbe parlato de, de, dei migranti automaticamente la lega che se la prende con le ONG i barconi eh, avrebbe detto cioè, secondo me eh, almeno penso che sia anche quello dopo Asta, correggimi, magari appunto, o comunque aggiungi qualcosa se vuoi aggiungere, mm, eh, tanti dei dissensi che vengono fuori, ok? Sono frutto di una pressione no, che viene dall'esterno verso l'interno, sì. ok? E, e questa cosa non fa altro che appunto a un certo punto scontrarsi e detonare. Quindi di conseguenza. Quello che dice giustamente anche Ast, se questa pressione non ci, non ci sarebbe stata, questa pressione, intendo appunto la questione della pande pandemica, sì. ok? Probabilmente tutti questi problemi si sì, sarebbero manifestati a picchi, ok? Oh. Ma sarebbero stati fu dei fuochi, praticamente dei fuochi fatui. Purtroppo lo dico, eh? Purtroppo, perché come dici te giustamente, come dicevamo anche prima, anche a livello mh, eh, di, di comunicazione, di stampa, di quello che sono i fatti non avrebbero abbastanza dato spessore secondo me a magari a qualche manifestazione ben piantata, a qualche, a qualche voce più alta che parla rispetto a un problema, rispetto a un altro, no? cioè quindi sì ci sarebbe stato un fuocherello qui, un fuocherello lì, gente che si incazza. Ma sarebbe stato, secondo me, non tutto condensato come appare adesso, no? Okay. E secondo me, tutto è anche un po' iniziato. Passatemi il termine, sì. eh, che poi in realtà eravamo già durante la pandemia. Vedi quello che è anche successo in America con il movimento del, del Black Lives Matter. Cioè poi, sì, infatti, l'aveva già eh, quello che è successo, poi, ah, purtroppo, purtroppo, nel senso che è, è stato l'opposto molto mm. eh, quello che succede a Capitol Hill cioè mh, tutte queste, queste condensazioni di ah, pensi quindi anche quella questione di Capitol Hill uh, uh, sempre col coronavirus sono esasperazioni che la trampa ha galoppato e saltato in groppa a questo cavallo impazzito e non ha fatto altro che aizzare quello che vi per persone... fate pensare a cose che non, non ci avevo mai pensato eh, grazie ragazzi eh, grazie aizzare persone che, che già erano che, però ecco, vedete, questo è il discorso secondo me, no? Che tutti i malumori avvengono a galla, uh -huh. anche i malumori antidemocratici, cioè no? Delle persone che, per esempio nel caso americano, anche adesso, eh, eh che in realtà mh, non avrebbero... Cioè, so che dico magari una cosa brutta, adesso non so, sto pensando per dirla in meno, maniera in meno brusca possibile... Però, appunto, tutti questi movimenti anti antidemocratici, mm. i pro-nazionalistici, i sì. pro-sovranistici, no? sì. Anche tutti questi vengono, vengono esasperati. Eh, eh, perché. Ok, eh, mi viene in mente adesso, eh, poi, prim prima che lo dimentico e poi leggo assolutamente Asta: eh, eh, quindi, ad esempio, uh, Salvini eh, con, uh, con la sua Lega e poi la nascita di. Di questa mega coalizzazione, forse si fa, forse non si fa: con Fratelli d'Italia, uh -huh. forse Italia viva, chi lo sa, dubito, ma spero di no, soprattutto eh, com'è che hanno oppure cioè, hanno guadagnato secondo voi questi, questi cosi, questi? questi partiti trazione anche per via del coronavirus, perché prima già c'erano, no? c'erano certo. già prima del coronavirus. Il fatto sta che eh, quando è arrivato il coronavirus abbiamo avuto un conte che non era però comunque di destra. Di eh. Cos'era? Più o meno un, ce, un centrista? Centrista di cioè, eh, 5 Stelle. Il centro di Conte era dubito. Cioè era col 5 Stelle, ma non si può chiamare sicuramente il movimento 5 Stelle centro sinistri? Cioè, no, centro e basta. Un coppio a sercio. No, una botte. No, una botte il movimento 5 Stelle. Quindi, eh, quindi... secondo me. So, sì. adesso, adesso lo dico male, ragazzi, passatemi il termine. Tutti gli estremismi, no? Anche gli estremismi legittimi di esistere, secondo me, che si battono, cioè le, 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 non so come dire le, le, gli estremismi che si battono veramente per la democrazia, gli estremismi che desiderano ardentemente una giustizia, che desiderano comunque uno stato eh, giusto, uno stato delle cose legittime irrispettoso no? per gli esseri umani e per l'ambiente mm. mi immagino ancora quando era addirittura andando ancora più indietro non mi ricordo che c'erano le prime manifestazioni dei friday for future ogni no? venerdì sì, sì. tutte le stazioni bloccate io queste sì. cose non le vedevo è stato proprio una e dal 2019 c'è stata sì. un'escalation secondo sì. me e dici accentuata dal coronavirus. Che poi si accentua andando, eh, e però cosa ha accentuato il coronavirus? Non solo, parla, cioè adesso non voglio far passare estremismi nella maniera sbagliata, non solo le, i pensieri radicali positivi mm. e pro-democratici, pro-valori, eh, pro pro-diritti pro civili, hanno avuto la, la giusta... La, giu la giusta manifestazione del dissenso, no? di come questo non ci sia, ma purtroppo anche gli altri estremismi. Ho capito. Gli estremismi... posso farvi un'altra domanda, eh, ho letto già Ast che ha detto cose che più o meno avevo, sapevo già, eh, av chi avrebbe detto non che sapevo Adesso già, perché ha detto che fra cinque anni magari sarebbe successo lo stesso, poi leggo anche Pix, e quindi, ma secondo te, eh, secondo voi, scusatemi, eh, può essere che appunto il restare a casa, non fare niente, non poter uscire, non fare niente, eh, non poter uscire abbia, abbia semplicemente eh, alimentato no? un, che, eh, la, il fatto eh, di avere un cellulare in mano e di avere il mondo a portata di un click, di un tap. Di, di, far, di, di rendersi conto che ci sono cose per cui combattere, persone che la pensano allo stesso modo, eh, conoscere movimenti, cioè, queste cose qui. Lo stare a casa, a ah. mio avviso, non ha fatto altro che. No, no, io dico dalla parte positiva, non dalla parte negativa. Sì, sì, eh. sì. Eh, non ha fatto altro che in realtà far crescere una coscienza civile okay. in chi già ce l'aveva, però. Okay. Sì, 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 certo, eh. certo. certo. Va bene, cioè, okay. perché mi sono, messa, mi sono anche resa conto che anche fra di noi, no, che abbiamo passato comunque tutto il lockdown assieme, noi eravamo molto desiderosi di sapere cosa stesse accadendo, del perché stava accadendo anche la pandemia. E infatti, ho detto quello che volevo dire io, Ast. Secondo eh. me, già noi parlando, ne stiamo contribuendo. Ok, cioè, ok. Chi aveva già una coscienza civile e un'intenzione di sviluppare molto più forte di prima, perché mm -hmm. c'era il tempo per poterlo fare. Appunto c'era il tempo, allora il poi tempo. La ritorniamo alla questione anticapitalistica che... Che il capitalismo ti porta a non averlo questo tempo no? bravo, esatto. Quindi abbiamo fatto il tempo per riflettere, no? Esatto, per perché non, se lavori per una corporate enorme che ti, ti paga magari anche bene, chi lo sa, magari Amazon non è che ti sottopaga, ti paga il giusto, ovviamente non ti fa diventare ricco, ma ti paga il giusto rispetto ad altre aziende, però devi essere un robot. Il capitalismo fa sì, certo. e quindi stiamo parlando del G8. È un circolo vizioso. Il Covid ha esasperato queste cose a loro volta hanno buttato giù le persone a livello di felicità, cosa che abbassa le difese immunitarie, quindi. Scusate. Distornuto, non ha funzionato. Eh, immunitarie quindi ancora più Covid, più resistenza. ah Mi piace questa cosa che dici Pix. Sei, non mi ricordo cos'è che studiavi o che cosa avessi studiato. Mi piace che, che parli del livello di felicità, aumento di stress, basso di difese immunitarie, molto interessante. Grazie, grazie del, del tuo punto di vista. Eh, non è facile che qualcuno ave, avesse, avrebbe portato a galla questo pensiero già eh, sì il capitalismo fa schifo oppure il comunismo lo fa e quindi come si fa a livello ideale il comunismo no però pratico sì ma eh, allora basterebbe eh, la democrazia ragazzi la democrazia <ride> Ricordiamoci, ricordiamoci una cosa come tutte le persone che dicono eh, ma il comunismo non è stato mai messo in atto perché non è impossibile è roba da poeti queste è cose filosofia. qui è filosofia un filosofo, ecco, ragazzi. Eh, come quello ricordiamoci che c'è anche l'altro discorso che è la democrazia alla fine in questa Europa non la stiamo vivendo quindi è, è inutile che cerchiamo di, di scaricare tutto sul comunismo perché la cosa migliore sarebbe la democrazia Fino a quando non ce l'abbiamo, saremo qui noi a combattere per avercela tramite movimenti LGBTQIA, Black Lives Matter e tutte queste cose, G8. E la nostra democrazia è capitalismo. Oh, sì, sì, Senza dubbio, allora, per questo eh... io, Aspetta, sto parlando... Appunto, per questo stiamo, sto dicendo che la democrazia non c'è per adesso. C'è una sorta, c'è un profumo, di odore, una certa anche a volte farsa, ma finché noi stiamo in Italia, quindi facciamo parte dell'Europa e abbiamo orbana a destra. Noi che facciamo noi insieme a tutto il resto dell'Italia e eh, dell'Europa, scusatemi, a far morire i migranti eh, sul mar Mediterraneo. Tra l'altro non se ne parla più. più. Grazie, grazie anche Post, grazie a Rai News, grazie a tutti perché non se ne parla più. Non so che cosa sia successo, forse la questione di, della Germania con gli allegamenti, ma non se ne parla più. Magicamente, per i media, e sto parlando di, di, per, di media outlet che mi piacciono, come Post, come Re magicamente non affondano più i barconi da una settimana. Grazie a tutti, grazie ai media vari, eh, non, non affondano più. No, oppure non stanno partendo neanche più. Vabbè, comunque. Ehm. Quindi, fino a che succedono queste cose, per me una vera democrazia non c'è. Fino a che dobbiamo discriminare l'altra persona perché è di un altro sesso o perché si sente un'altra persona che non è semplicemente binario maschio o femmina, democrazia non c'è e lascio la parola a Silvia. Nel frattempo io leggo Ast. Sì, no, semplicemente questo. Noi viviamo uh, nella... è eh, questo che... Allora, lì, almeno per quanto riguarda la situazione italiana, non so stato. Si dichiara laico e democratico, ma il problema è che non siamo né laici e democratici, ultimamente lo siamo molto poco. E l'Europa, per la quale, tra l'altro, io sono, ripeto, una fervente sostenitrice dell'ideale europeo, eh? Cioè, io posso considerarmi un euro europeista, non nel senso eh, del pensiero europeo, io lo sostengo perché Europa è, un, è basata appunto, l'ideale cioè dell'Europa era sulla questione eh, come la consideriamo attualmente, una sul, con il vertice sui diritti civili, sui diritti umani, no? sul rispetto. Eh, tra tutti gli esseri umani viventi perché non ricordiamoci sempre no, che i diritti civili ok va bene ma è anche giusto secondo me includere uscire dall'ottica antropocentrica e considerare tutto l'ecosistema no? quindi animali ambiente eccetera 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 oltre che gli esseri umani sì. mm. Quindi questo secondo me si è andato a perdere, si è smembrata questa cosa, si è proprio disgregata e almeno noi l'abbiamo, cioè tra di noi, cioè almeno notiamo anche da quello che scrivete, che questo sentire di questa disgregazione c'è, cioè, esiste. Non, lo, non la percepiamo più ed è brutto non percepire più il sistema democratico, il sistema legittimo. Non, è brutto, no? Che, che, che tu non percepisci più che qualcosa funziona di giusto. Non so se mi spiego. Non funziona. Ci sono delle sì. carenze, delle lacune enormi, secondo me, su, per quanto riguarda l'Europa. E appunto. Eh, ciao, 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 ciao Pix. Eh, grazie. grazie, assolutamente, dei Beats. Grazie della tua presenza, grazie della tua presenza. Grazie delle tue opinioni, sono sempre importantissime. Eh, ci sono delle lacune che, appunto. Le stesse lacune di molte persone che parlano sempre del comunismo manca a destra, eh, ci sono anche sull'Unione Europea. Cioè è un progetto così enorme che non si può sperare che funzioni mai come è stato progettato, no? Certo, però, dall'altra parte, quando si può agire si dovrebbe agire come Unione Europea. Però si fa poco e, e niente. niente. Perché se siamo nell'Unione Europea. E abbiamo un problema comune, come potrebbe essere quello dei migranti, come può essere quello delle discriminazioni su, per le basi... Su... Anche se oggi ne sono stato molto presente, è sempre un piacere ascoltarvi. È un Grazie piacere assolutamente anche il nostro. E... Quindi se ci sono queste problematiche e non le affrontiamo come Unione Europea, perché se ci sono le frane, le valanghe, gli straripamenti, noi mandiamo... Uh, aiuti in Germania, perché non lo dobbiamo fare? Non dico che la Germania no ci deve aiutare con i cosi, con, con i migranti, ma tutta l'Europa ci dovrebbe Europa. aiutare. Certo. E se Orban dice una cappella e comincia poi a costruire su quelle cappelle che. che che chiama parole e fatti, eh, bisognerebbe... Eh, Bloccarle sul nascere. Sul nascere, perché se no, appunto, per come è nata l'Europa dopo la seconda guerra mondiale, per ovviare a fatti tipo eh, Hitler che, vabbè sì, lasciogli prendere un pezzo della Polonia, un pezzo della Russia, un pezzo di questo, un pezzo dell'altro, non funziona, no, perché siamo certo. allo stesso punto del pre-seconda guerra mondiale. Cioè, scusate. Il punto è questo, è che se l'Europa continua a mettere davanti, a mio avviso, gli equilibri geopolitici, no? Tra gli stati, prima dei diritti umani, dove vogliamo andare? A mio avviso, eh? Cioè, perché non si è redarguito, o meglio, sì, c'è qualcuno che ha redarguito Orban per aver detto le cose che ha detto, per aver fatto... Aspetta che non ti sento. Ivan, Ivan diceva giustamente no? che si vogliono prendere dei provvedimenti eh, adesso riguardo alla questione eh, ungherese. E quindi, quindi sì, però quante, quante ne deve aver dette? Quanto, quanto gli si dà spazio no? prima di, di frema, fre, frenare questa emorragia no? di, 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 di puzza di dittatura in uno Stato europeo? Quanto, quanto bisogna, no? Cioè, quello che dico io, che purtroppo è vero che gli equilibri geopolitici sono importantissimi, ed è vero che, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è anche vero che questi non possono stare davanti ai diritti umani, ai diritti ambientali, ai diritti animali. Non possono, non possono stare davanti a queste cose qua, a mio avviso. Leggo un po' di chat. Fino a quando eh, uno stadio non può mettere una bandiera, non può accendere delle luci multicolor perché automaticamente la cosa è politica, non siamo ancora in una democrazia. Perché allora, scusa, la democrazia sarebbe quella di Urban? Scusa è quella che funziona lassù... No, ho detto è la puzza di dittatura. Cioè, eh, però noi non possiamo esporre una bandiera multicolor eh, a Monaco quando era successo perché automaticamente era una cosa politica. Cosa c'entra con la politica il diritto umano delle persone? Cosa c'entra con la politica? e viene a, viene a dire che è una cosa politica la UEFA. Esatto. Che parla Che è una società sportiva, no? Ciò. che lo sport è appunto tutto quello che in realtà più, cioè i valori dello sport sono in realtà proprio quelli che, eh, che mettono davanti l'essere umano, no? mettono davanti le, le appianano le disuguaglianze eccetera 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 quindi mm. lo facciamo, lo facciamo asta assolutamente, abbiamo il, abbiamo il profilo discord per seguire a destra e a manca qualche cosa e come, come ho fatto con un mio amico possiamo assolutamente farlo facciamo una chiamata con chi vuole, vuole parlarne infatti il prossimo sex work puntata sul sex work volevamo farla proprio così perché è bello leggere una chat è, è più come si dice più ordinato sicuramente però se, se si trovano persone con cui si riesce a a parlare eh, tramite discord o skype che sarà magari con le altre persone ben venga perché discord magari ce li hanno più le persone che videogiocano quindi sì comunque Ast se vuoi dire qualcosa la prossima volta facciamo una piccola stanza e ne parliamo insieme anche con la tua voce ehm, boh, eh, direi che c'è pochissimo altro da dire non sul g8 ma su questo perché eh, finché io non, non vedrò una vera e propria democrazia qui in Europa, perché non lo so, uh, mi girano le balle ti, ti giuro, non ho idea di quanto mi rosichi questa cosa delle dei barconi, eh, no non arrivano più, da una settimana non si leggono più notizie sulle persone, ma io vado, vediamo, alarm phone. Eh, ho scritto bene? Sì, con una mano faccio un po' schifo. Eh, andiamo su twitter close vediamo browser su so, su twitter eh, un po' crash un po' tutto allora pushback uh, report giugno eh, non è in italiano c'era l'un form in italiano. Però se non sbaglio. Ah, però dipende da, da che cosa allora there are still no news about a boat with 23 people on board who left from bujur 8 uh, giorni fa. Siamo molto preoccupati oggi. Una, una barca con un 77 persone uh, ha lasciato Bujur uh, 13 ore fa. Movimento per la giustizia. Uh, local authority on Samos, uh, no arrivals. Where are the hundred people still? No news from the rescue mission being conducted by Salvamento I Imagino in Spain. Si, sí, exactly, in Spain. Agir Pulape. A refugee from Palestine just reached the Aegean island of Samos by swimming. Uh, Quindi ci sono, ci sono anche da parte dell'Italia. Sì, certo, c'è certo sono... questo movimento che appunto. Eh... Dimmi, per andare a prepararmi, devo andare a prendere l'acqua. <ride> Fai. Di dissenso di question della questione degli accordi contro la, 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 la di cooperazione con la Libia, no? Cioè, eh, Perché do dovere fare accordi di nuovo con la Libia? <ride> non io male. non sono contro gli accordi con la Libia, io sono contro gli accordi contro gli esseri umani, ecco. oh. Le 50 persone, cioè perché se, se la Libia uh, approverebbe un... Un, un piano con cui veramente salvare le persone, ma perché bisogna dire di no, giusto? Sì, certo, ma questi accordi il in problema è non che sono proprio di quei. Cioè non... Il problema è che abbiamo scaricato tutto a un paese corrotto, oh, sì, stiamo proprio... collaborando con un paese corrotto, sì. purtroppo non con persone corrotte, con un paese corrotto, perché ci sono sempre stati, vabbè. Le 50 persone sono state intercettate dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica e rispinte nel luogo in cui volevano fuggire, un luogo noto per forme sistematiche di violenza contro i migranti. Siamo sollevati che siano vive, ma sappiamo che non saranno mai al sicuro in Libia. 15 luglio. Oggi è il 19. E vabbè, insomma, uh, novità ci sono. Ah, Che male. La stessa immagine, scusa. Io ho eh, Twitter. No, dico sì, sono esatto. uguali. Ok. La, la scelta è semplice: violenze, torture o rispetto dei diritti e della vita. Non ci sono vie di mezzo, basta vedere ciò che succede in mare o nei centri di detenzione per non avere alcun buccio. Finanziamo perché non vadano in Libia. From sea to city a consortium of civil society organization working with series of human rights based immigration policies. Insomma. Allora, vedo che continuano ad accadere nonostante nessuno riporti Il 15 luglio in Italia, a quanto pare, l'ultima, quindi Mi assento un secondo. Arrivato. Certo. Allora, su Telegram metto il video del G8 di blob del 2005 quindi chi lo vuole vedere lo può vedere se in caso vogliamo vederlo insieme guardiamolo insieme entro il 23 luglio e per il resto volevo leggere quest'ultima piccola notizia non è lunghissima ma non è cortissima quanto costano lo Stato le detenzioni ingiuste? Tanto, il motivo è l'eccessivo ricorso al carcere come misura cautelare, soprattutto nelle regioni del sud. Nel 2020 il Ministero dell'Economia ha emesso 750 ordinanze di pagamento per risarcire le persone che erano state detenute ingiustamente in carcere. Complessivamente i risarcimenti sono costati 36.958.000 euro, mentre l'anno precedente milioni. I dati sono stati pubblicati dalla, nella relazione al Parlamento per il 2020, un report annuale realizzato dal Ministero della Giustizia e mostrano con chiarezza uno degli effetti causati dal notevole rischio della, alla custodia cautelare in carcere. Cautelare in Italia è la misura più utilizzata riguarda il 30,3% delle misure cautelari, nonostante la legge la consideri un provvedimento di estrema razio, incidendo sulla libertà personale di persone non colpevoli fino a settezza definitiva. La custodia cautelare in carcere dovrebbe essere disposta con estrema prudenza, solo quando le altre misure coercitive risultano inadeguate, ma questo principio è poco applicato dai giudici. Ti avevo detto sì, Astra. <ride> Astra, ti avevo già detto di sì. Si può assolutamente fare una, un coso, un dibattito su Discord, su quello che vogliamo. Sì, va bene, te lo sto spiegando, infatti no, te lo sto dicendo. E lo possiamo fare. E infatti dicevo poco fa che la, pross prossima, la prossima puntata sul sex work la faremo così, con persone. E le voci di queste persone, che sia Skype, poi che sia Zoom, poi vedremo. Però noi intanto possiamo fare assolutamente con Discord, senza problema. Certo, certo, assolutamente. E tu magari su Telegram eh, vedi di scrivere magari qualcosa a cui sei interessato? Ehm... Um. Esatto, non puoi non esserci, infatti. Se vuoi, se vuoi consigliare argomenti, quello che è, sia sulla chat o su Telegram, scrivi pure se vuoi parlare di qualcosa, perché io ovviamente parlo di quello che succede in giornata o, o esatto, pensaci, o che è successo il giorno prima, no? Le news per me sono sempre del giorno stesso, come il pane appena sfornato. Uh, Incidenza sulla libertà personale e persone, tipo sulla disinformazione, molto bello, molto bello: assolutamente sì, certo, certo, molto interessante. Sai che mi trovi sempre pro a queste cose. Global globalizzazione, certo, va bene, va benissimo, certo. Scegliamo un giorno, un pomeriggio, una mattina, quello che è, vediamo, magari possiamo fare un pomeriggio che magari abbiamo un attimo più visuali... visuali come si dice? Non visualizzazione, è brutto. Uh, vabbè, comunque. più rich. Sui social, molto bello, questo mi piacerebbe ancora di più. Ti faccio la scaletta per me. Uh, disinformazione, social e globalizzazione. Non qualcosa per la globalizzazione, perché ne abbiamo parlato anche oggi. Ma è un argomento molto, molto delicato e che io non mi sento assolutamente pronto a prendere parte una, a, a una puntata intera sulla globalizzazione. Alla fine sono una persona normalissima, non, non ho studiato queste cose. Vedo che stai scrivendo benissimo: benissimo, benissimo. Dopo magari facciamo una scaletta. E possiamo scegliere un giorno della settimana che sia e... e ne parliamo la custodia cartolare in carcere dovrebbe essere disposta con estrema prudenza solo quando le altre misure coercitive risultano inadeguate ma questo principio è poco applicato dai giudici che nel 2020 hanno deciso la, de la carcerazione preventiva per 24.000 quasi 25.000 persone ho visto, ho visto che hai scritto, bravo, grazie, grazie. In caso dopo, dopo o, o domani, più probabile domani, che sono, oggi sto un po' maluccio, un po' di mal di testa, da quattro giorni che ce l'ho, mi spieghi magari come, come fare una stanza su, su Discord eh, per poi parlare tutti, insie tutti insieme. Sì. Uh, da affrontare su di sarebbe ancora più bello certo assolutamente e eh, per quello io, io mi affido alle persone che sanno fare le cose per questo chiedo a te Damiano arrivo fino a una certa arrivo fino a una certa quindi in caso lo, lo, ti lascerò fare a te Spesso la custodia cautelare dura mesi o anche anni. Anni, basta che mi dai il ruolo massimo, lo faccio e poi mi togli di ruolo di dio di su Discord. Va bene, va bene. Ma pensi di, di fare una stanza, un server? Non so se si chiama stanza, tra l'altro. Abbi pazienza, se non si chiama così non è colpa mia. Sono vecchiotto. Forse parlo ancora ai tempi di Teamspeak. <ride> Sottofreddi, aiutano solo in minima parte a comprendere le conseguenze che queste decisioni hanno sulla vita delle persone detenute ingiustamente e su quelle delle loro famiglie. Sono comunque dati importanti per dare una dimensione a un problema di cui si parla poco e che riguarda anche le condizioni delle carceri in Italia, un paese con un tasso di sovraffollamento altissimo, oggi pari al 106,2%. Un serve faccio po con poi una stanza per scrivere, per parlare qualcosa di carino. Va bene, va bene, va benissimo, va bene. Sì, io avevo fatto Telegram perché per avere un ruolo un attimo più accessibile un po' per tutti. Perché Discord ho la paura che sia un attimo più per, per le persone un po' più videogiocatori, no? Poi magari i tempi sono cambiati, però lo trovavo un pochino un po' di più di nicchia di Telegram già ci sono persone a volte che mi dicono che non hanno Telegram quindi io ad esempio sono uno che non usa neanche Whatsapp Telegram lo uso per scrivere sì assolutamente è molto bello Discord comunque l'ho scoperto, mi sono, mi, sono, mi sono buttato senza saperne niente e ho visto tante, tante cose interessanti e possibilità che si possono fare eh, su Discord Molto interessante quindi, eh, mi spiegherai dopo, magari facciamo domani facciamo domani. Eh, perché io oggi sono veramente KO sono KO. Sì, 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 sono KO e non riuscirei a fare niente ma assolutamente domani mattina se vuoi che non c'è la live, possiamo. Eh, mi hai detto che non è dormito. Io ti giuro, ho da 4-5 giorni un mal di testa assurdo. Facci che riesco a dormire. Fortunatamente. Se non riuscissi a dormire sarei veramente. Ecco. Eh, non avrei neanche provato a fare la live. Infatti, oggi sono arrivato un po' più tardi perché 5 minuti prima di iniziare la live mi è venuto. Manco venerdì dormirò perché farò come ieri. <ride> Noi uh, venerdì cos'è? Eh, la Silvia? La Silvia venerdì non ci sarà, quindi... No. Eh, anch'io e Micrania. sì sì, esatto. Abbiamo gli stessi problemi, Damiano. Un fastidio assurdo. Poi in sto periodo ho anche le cervicali, sono da buttare, ti giuro. E venerdì non ci sarà... Eh... Sabato noi poi abbiamo il vaccino di Silvia. Io lo faccio il venerdì dopo ancora. Spero di stare bene dopo il vaccino. Vedremo. Tu, tu puoi fare già il vaccino alla tua età. La riparazione per ingiusta detenzione garantisce alla persona imputata il diritto ad ottenere un'equa riparazione per la detenzione subita ingiustamente prima del processo, in seguito a un proseguimento secondo le diverse modalità di sistema giudiziario italiano. Quando il fatto non sussiste per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, questa riparazione non va confusa con l'errore giudiziario che si verifica quando una persona viene riconosciuta innocente dopo una sentenza di condanna, in seguito a un nuovo processo chiamato di revisione. L'indennizzo massimo è stato quantificato in un miliardo di lire, oggi 516.000 euro, 456,90 centesimi per la durata massima della custodia cautelare in carcere che è di 6 anni. In linea generale è previsto un indennizzo di 235 euro per ogni giorno di detenzione in carcere, Giusta detenzione in carcere, 117 per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari. Qualsiasi cifra però non basterà a compensare tutti i danni che una detenzione può portare, ha detto Samuele Ciambriello. Garante dei detenuti della regione Campania, in un'intervista al Riformista. Basti pensare alla diffusione di notizie a mezzo stampa o social, non ci sarà nessun risarcimento per quello. Una volta che sei stato messo all'agonia, ci rimani. Nella relazione del ministero viene segnalato un calo delle domande da accolte, passate dalle 1000 a, a 750 nel 2020, e che tra le ordinanze definitive, senza possibilità di impugnazione, 203 sono seguite. A sentenze di proscioglimento e 80 casi di riparazione per illegittimità dell'ordinanza cautelare. Molte delle pronunce di accoglimento seguite alle detenzioni ingiuste hanno riguardato le corti d'appello nelle regioni del sud. Sui 37 milioni di euro complessivi, 7,9 milioni di euro sono stati pagati per le 90 pronunce di accoglimento seguite alle custodie cautelari disposte dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, mentre sono stati pagati 4,3 milioni a Palermo, che è la corte d'appello con l'importo medio più alto 95.000 euro a Napoli le detenzioni ingiuste sono state 101 per 3,1 milioni di euro gli indennizi a Roma 77 per 3,5 milioni di euro e qui c'è tutta la lista reggio calabria la più alta 90 or ordinanze per 7 milioni quasi 8 poi catanzaro Palermo Roma Bari tutto il Sud Italia, escluso Roma, Milano. Tutto il Sud Italia. E detto questo, ti puzza il culo. Dai, Damiano. Smettila sempre che scherzi, qua si sta parlando di cose serie. Scherzoso che non sei altro, dai. Non mi arrabbio perché sono stanco. <ride> scherzo, scherzo. Allora, 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 allora. Cos'è che mi dice Twitch? Bassa latenza, avanzate impostazioni, disattivare. Non so niente di sto coso. Va bene ragazzuoli, questa puntata va dritta, dritta su YouTube. Tra un giorno, perché siamo, seguiamo le leggi qui. Sono affiliato ormai, non posso fare quello che voglio. Grazie di essere passati. Grazie di averci seguito. Iscrivetevi, eh, seguiteci, andate su Telegram e poi più avanti anche su Discord. E ci vediamo martedì pomeriggio, cioè domani alle 16.30 con la Silvia che legge Oliver Sacks. 12. Grazie. Che bello che sei invece te. Se dici che è bella la nostra community, ti dice automaticamente che sei bello te. E te lo meriti. E io sono fiero anche di te. Grazie della tua presenza, grazie del tuo lavoro come, come moderatore, grazie poi prossimamente per Discord. Eh, anche noi abbiamo conosciuto persone molto, molto, molto interessanti, importanti, intelligenti e simpatiche. Adesso che è mezzogiorno andrei a mangiare, magari mi passa il mal di testa. Che ho finito anche le tachipirine, oggi devo andare in farmacia. E, e grazie. Grazie veramente. Un saluto anche da parte di Silvia che tra poco arriverà. E ci vediamo domani. Ciao!